Mambo Italiano, eh Mambo, Mambo Italiano, go, go, go. You mixed up Siciliano, all you Calabrese do the Mambo like a crazy with a eh Mambo. Don't want a tarantella, eh Mambo, no more mozzarella, eh Mambo. Mambo Italiano, try an enchilada with the fishy baccalà. And a Mambo Italiano. Allora, buongiorno, ben ritrovati. Questa, ieri sera è morto Nelson Mandela, l'avete sicuramente sentito, è stato un grande tam tam sui giornali, sulle televisioni, ed era giusto così, perché muore un eroe non solo africano ma di tutto il mondo, un uomo che ha saputo lottare, combattere e affermare i suoi principi e la sua voglia di pace mentre era in vita. Un eroe anche per la mia generazione, che ha cantato le canzoni della sua liberazione, è cresciuta così, è diventata adulta quando lui è stato liberato ed ha visto compiersi il grande sogno di Mandela, che è un sogno di pace che deve ispirarci tutti, speriamo che ispiri anche in qualche modo la politica italiana, che invece dopo il grande pronunciamento della Consulta sembra essere stata proprio trascinata in un caos totale, una sorta di grande cratere si è aperto dopo la sentenza, che sembra inghiottire la politica italiana. Torneremo su Mandela nel corso della puntata, ma ora ripartiamo dai fatti di ieri. È stato il giorno dopo la Consulta, guardate com'è andata. Siamo tutti illegittimi ed incostituzionali. Noi del Movimento 5 Stelle siamo entrati qua con le valigie, non le abbiamo ancora disfatte. La Camera è pienamente legittima e legittimata ad operare. Comincia così il day after della morte del Porcellum. La Consulta ha sganciato una vera e propria bomba sull'attonito sistema politico italiano. E i grillini, ma non solo loro, si interrogano. Se il sistema con cui siamo stati eletti è incostituzionale, il Parlamento è illegittimo. Non resta che tornare subito al voto. Ma non è così facile. Prima bisogna scegliere una legge elettorale che metta d'accordo una maggioranza di parlamentari, e sul tema i partiti viaggiano ancora in ordine sparso. Il presidente Napolitano detta la linea. Diventa ormai imperativa tale espressione di volontà, attenta a ribadire il già sancito superamento dal 1993 del sistema proporzionale, e a ribadirlo insieme con la introduzione di modifiche costituzionali per quel che riguarda almeno il numero dei parlamentari e il superamento del bicameralismo paritario. Ma tra i partiti di centro torna la speranza di poter resuscitare un sistema proporzionale che aiuti le larghe intese perpetue. Una cosa sola è chiara nell'impazzimento generale e non è cambiata dal giorno prima della sentenza anti-Porcellum. Ci sono ancora due schieramenti trasversali in campo. Da una parte c'è chi vuol votare subito, magari mettendo una pezza veloce alla legge elettorale. Sono Beppe Grillo, Silvio Berlusconi e Matteo Renzi. Dall'altra parte c'è chi spera di utilizzare la sentenza della Corte per guadagnare tempo, mandare avanti il governo, magari innescando un lento processo di riforma istituzionale, oltre che elettorale. Su questa barricata si trovano Enrico Letta, Angelino Alfano e anche Giorgio Napolitano. Chi vincerà? Allora, questo è quanto. Oggi abbiamo con noi il ministro delle politiche agricole, Nunzia De Girolamo, che salutiamo. Buongiorno. Benvenuta. Buongiorno. E quindi io richiederei subito una cosa. Questa decisione della Consulta, che insomma cambia molto nel panorama politico, rende più saldo o più fragile il governo in cui lei siede? Guardi, io innanzitutto mi auguro che vincano gli italiani e non le parti in causa, diciamo, di diverse opinioni politiche e di strategie, perché la strategia poi non deve incidere su quella che è l'azione quotidiana a tutela di questo paese che vive un momento di grande crisi. È evidente che la Corte Costituzionale è arrivata lì dove la politica doveva arrivare tanto tempo fa, la riforma della legge elettorale, una legge elettorale il cui nome, Porcellum, dice tutto. È giusto dare la possibilità... Il nome che è stato dato da chi l'ha fatta, sì, quindi noi possiamo... Siamo alla follia totale. Sì, alla follia totale. Il Mattarellum è stato definito un minotauro. Il sistema proporzionale puro ci riporta alla Prima Repubblica. È evidente che ci vuole un accordo
di tutti i partiti politici che devono avere la forza di rifare la legge elettorale per dare la possibilità ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti. Io personalmente sono per le preferenze, però è una mia opinione. Sento dire da Grillo, in maniera anche insomma poco realistica, poco concreta, poco risolutiva rispetto ai problemi, il Parlamento è incostituzionale. Se noi arriviamo a dire che il Parlamento è incostituzionale, alla fine è tutto illegittimo, perché anche la Corte Costituzionale è illegittima, perché è stata eletta da questo Parlamento. Quindi Berlusconi torna al Senato, grazie a Grillo, gli diciamo grazie. Io in primis, che non nego la mia fede comunque berlusconiana, sì, insomma, nonostante le scelte. Diventa un giochetto che poi alla fine brucia tutto. Significano tre parlamenti illegittimi, leggi, siamo alla follia. Non si vive di sé o di passato. Togliamo il rewind e guardiamo avanti. Bisogna fare la legge elettorale. Scusi, lei evoca Grillo. A me quello che mi colpisce molto, adesso poi sentiamo anche gli altri ospiti che sentiamo la loro, ma quello che mi colpisce molto è che alla fine sta creando una roba incredibile, cioè i tre grandi leader, perché tre ce ne sono in Italia al momento, che sono Grillo, Berlusconi e Renzi, stanno tutti fuori dal Parlamento. Tutti e tre, per un motivo o per l'altro, hanno voglia di andare presto alle elezioni e dentro il Parlamento ci sono i nominati da una legge che non piace a nessuno, che devono rifare la legge e difendere la stabilità di questo governo evitando di andare al voto. È una situazione bella strana. È una situazione strana, però è arrivato Gozzi, il momento. Prego, visto... si accomodi. Poiché ci sono... in ritardo, le signore arrivano in tempo e lei arriva in ritardo. Mi meraviglio di lei. È la prima volta. Poiché noi viviamo 30 anni di errori della politica. Chi è più protagonista e chi meno. Onestamente io non ero nemmeno nata, andavo all'asilo. Però tra il debito pubblico e le varie storture che hanno determinato, io spero che non si continui su questa strada malata. Quindi non è una questione chi sta dentro il Parlamento, chi sta fuori. Io mi auguro che chi sta fuori dal Parlamento non abbia interesse soltanto alle proprie vicende, ai propri protagonismi. Perché se è vero che uno come Renzi è nuovo, non farà la stessa cosa che ha fatto D'Alema con Prodi. Spero. E mi auguro che voglia costruire un paese diverso, fare un'alleanza con Enrico Letta, che è un esponente importante del Partito Democratico, del partito di Renzi. Quindi non lo so, non voglio entrare in casa altrui, però immagino che Renzi abbia a cuore il paese, quindi che voglia riscrivere insieme a noi un programma. E mai nessuno si sognerebbe di dire, come ho sentito da più parti, che questo è un Parlamento adesso un governo debole, è una maggioranza non più di larghe intese. Questo è un governo straordinario, di emergenza, fatto di persone che vengono da culture e partiti diversi, anche se giovani, ma comunque un governo che vuole fare delle cose. E se poi qualcuno lo vuole affossare, non dare quelle risposte che deve dare agli italiani, lo dicesse alla luce del sole. Noi siamo disponibili a qualsiasi cosa, abbiamo chiesto soltanto di scrivere un programma chiaro per un anno sulle cose da fare, di farlo insieme nel momento in cui ci sarà un nuovo segretario in Germania, ma nessuno direbbe questo è un governo di ingiuscio, è un governo di larghe intese, di piccole intese. Sì, la differenza è che in Germania prendiamo il governo ci sono messi due mesi in una stanza, hanno scritto tutto per benino, qua da noi siamo andati tutti al governo, volevamo sebbene, il giorno dopo avete cominciato a litigare come matti. Però Fabrizio Rondolino, benvenuto, bentornato, un grande ritorno all'area che tira. E Stella Marino, assessore all'ambiente del Comune di Roma, invece è la prima volta che è con noi. Buongiorno. Benvenuta. Grazie. È una giovane donna che ha 37 anni, è stata molto votata. Penso la più votata dopo un'altra giovane donna che sveva sì, della centrodestra Belviso. Dopodiché si è occupata sempre di ambiente, dovrebbe essere la persona giusta nel posto giusto. Poi vedremo, parleremo con lei di un tema bello complicato che sono i rifiuti di Roma, che rischiano di essere un'altra mega grana che si abbatte su tutti noi che viviamo a Roma, peraltro. Sandro Gozzi, ritardatario del PD, non sto scherzando, non si preoccupi. Allora, prima di andare avanti, però, dato che Nunzia De Girolamo ieri sera è stata da Santoro, l'abbiamo vista fino a tarda sera, anzi la ringraziamo di questa corvée. Questo affetto per la Merlino. Esatto. E c'era con lei Pippo Civati, che sul tema del ritorno alle urne, qua sarà abbastanza chiaro. Rivediamolo, così capiamo anche qual è un altro pezzo di PD e come si sta muovendo in queste ore. Vediamo. Noi dobbiamo chiedere scusa perché abbiamo fatto tantissimi errori anche negli ultimi mesi. Ricordo che il Parlamento poteva approvare la mozione Giachetti per tornare al Mattarellum e il PD ha fatto togliere le firme ai suoi deputati perché prima bisognava fare le riforme costituzionali. In seguito, dopo qualche settimana, ci hanno detto invece che la legge elettorale era urgentissima. Io non ho capito quale fosse lo scatto e lo scarto tra le due. Lì i 5 Stelle erano pronti a votare. I 5 Stelle erano pronti. Io le faccio notare una cosa, perché le mie scuse non vogliono essere retoriche.
le scuse devono diventare immediatamente concrete. Noi stiamo facendo, lo ricordava, le primarie e tutti e tre i candidati sono favorevoli al ritorno al Mattarellum. Lo è anche Grillo. A me sembra una cosa enorme, cioè il PD in tutte le sue forme, quello che uscirà domenica sera con Civati segretario, perché finirà così, ma voglio dire, il PD comunque vada è favorevole al ritorno ad un sistema elettorale uninominale, per cui ci si confronta con lealtà De Girolamo contro Civati, si sceglie chi è più bravo e l'altro rimane a casa. Insomma, il paradosso potrebbe essere, insomma, aiuta un attimo Rondolino, potrebbe essere che il PD è pronto a fare un accordo con i grillini sul tema del voto. Berlusconi dal canto suo, fuori dal Parlamento e all'opposizione, dice io pure sono d'accordo a fare una roba del genere. Quindi questi signori qui, che sono quelli responsabili, che sono stati, intendo un nuovo centrodestra, che sono stati accusati di fare l'inciucio col PD, vengono messi in fuorigioco da tutto questo nuovo movimento. Si può succedere? Potrebbe succedere. È un'ipotesi suggestiva. Ma vedi, per come si sono messe le cose adesso, posso fare una premessa sulla Consulta? Io penso che la Consulta abbia sbagliato pesantemente a fare questa, a pronunciarsi sulla legge, sul Porcellum. Per un motivo molto semplice, perché c'è un problema di regole in questo paese, no? Lo si dice sempre, lo si è sempre detto, eccetera. L'assenza di regole, o meglio il disinteresse di fronte alle regole, è una delle cause principali del berlusconismo reale, del grillismo reale, di altri fenomeni, diciamo così, disdicevoli. Ora, in Italia, nel nostro ordinamento, i cittadini singoli, privati, non possono rivolgersi alla Corte Suprema, diversamente dagli Stati Uniti. Si apre un precedente enorme, perché chiunque di noi può dire alla Corte questa legge non mi piace. Siccome siamo il paese di azzeccagarbugli e di avvocatichi, avvocatucchi, eccetera, e adesso senza rifare tutta la storia, comunque questo signor Bozzi, 7-8 anni fa, 6-7 anni fa, quando è stato, prepara questo esposto, viene bocciato, viene, nel senso di dire, vabbè. Ma arriva la Corte Costituzionale, la Corte... È complicatissimo, nel senso che lui in realtà aveva fatto un articolo 700 contro il governo, in due distinti processi era stato bocciato. È un modo come un altro di protestare contro quello che non ti piace. Dopodiché, dopodiché la Cassazione, con una sentenza tipicamente pilatesca, ha detto, ma forse se ne può occupare la Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale, che si è messa a fare la grillina pure lei, diciamo la verità, perché in cambio di un applauso dell'opinione pubblica... Però scusami, si è messa a fare la grillina, no, perché, come ha detto giustamente Luzio De Girolamo, la politica è stata di una lentezza Ma non è questo un buon motivo. So, però parliamo secondo me, poi alla fine, il clima del paese conta, sì, Fabrizio. Ma parliamo della Corte Costituzionale, non è un talk show. Queste sono le regole di talk show, sono le regole del circo, sono del circo politico-mediatico, ma... La Consulta, io esigo da cittadino italiano che si comporti in un altro modo, cioè con serietà, con senso dello Stato, con senso del diritto. Mentre invece, d'ora in avanti, appunto, il primo cretino, scusate il termine, che passa di lì e che dice, ma io non so, infatti è già cominciato un ricorso contro europee, verrà presentato un ricorso sulla legge elettorale per europee, perché si reputa che non ci sia la soglia di sbarramento, se non mi ricordo qual motivo di Il precedente in effetti è un po' inquietante. Teniamo conto, aggiungo che la legge, in questo modo sono incostituzionali la maggior parte delle leggi regionali, a cominciare da quella della Toscana, che è ispiratrice del Porcellum. È incostituzionale la legge elettorale per i comuni con meno di 15.000 abitanti, perché non c'è la soglia per i premi di maggioranza, chi arriva prima prende tutto. Questi parrucconi della Corte Costituzionale da 600.000 euro l'anno, altro dettaglio che non va sottovalutato, hanno per avere un applauso. Però quello è il tema. Per avere un applauso sotto mediatico. Pressione. Tutti dicevano che spendono un sacco di soldi e manco decidono, rimandano. Per sputare addosso ai partiti, loro che vengono ai partiti, perché di chi stiamo parlando? Cioè la Corte Costituzionale sono giudici e politici nominati dai partiti e dal sistema. Vuol dire che sono tutti comunisti come Berlusconi? Sono comunisti, sono fascisti, sono democristiani, sono rossi, neri, gialli. Sono un pezzo essenziale del potere costituito italiano. Questa è la Corte Costituzionale. Cosa fa? Sputa addosso ai partiti dicendo vergogna, non siete stati capaci di fare riforme, mo vi metto io nella cacca, no? Questo è un atteggiamento eversivo, è una cosa che bisogna, di questo dobbiamo parlare. Sentire che dice De Girolamo e Gozzi su questo, ha ragione, c'è un... Ma purtroppo la vicenda è quella a cui fa riferimento. C'è stato, la Consulta si è pronunciata, adesso indipendentemente se giusto o non giusto, un po' di problemi ce l'ha dati anche su altri temi che ci hanno portato anche alla frammentazione che viviamo oggi. Il problema è che noi non possiamo continuare a vivere girando la testa indietro, perché qui si inciampa. Oggi dobbiamo fare la legge elettorale, non mi interessa oggi, fondamentalmente oggi qual è la colpa o di chi è la colpa. C'è di fatto che la politica troppo spesso non ha capito il suo ruolo e purtroppo nemmeno i suoi limiti, perché tante vicende dimostrano
che allo stesso tempo non ha capito i limiti, tanto da determinare l'antipolitica che stiamo vivendo in questo momento. Oggi dobbiamo fare la legge elettorale e quelle poche cose che noi chiediamo di portare a termine per salvare questo paese entro il 2015. Noi non stiamo dicendo che questo governo di larghe intese deve essere eterno. Noi proviamo a dare una soluzione da governo fatto di persone giovani che tante responsabilità rispetto al passato forse non ce l'hanno, o rispetto ai vecchi politici, quelli che abbiamo visto, rivisto, che di contributi negativi ne hanno dato a questo paese. Noi vorremmo dare delle piccole soluzioni che ci consentono di uscire da questa crisi. Quante trasmissioni abbiamo fatto sullo spread? Cioè, se andavi dal fruttivendolo, lì ti parlavano dello spread, anche chi non sapeva nemmeno cosa fosse. Lo spread è sotto controllo, ma nessuno lo dice adesso. Cioè, abbiamo fatto cadere un governo, che era il mio governo, quello Berlusconi, sullo spread. Questo governo, tanto massacrato dal primo giorno, sembra che siamo in carica da 20 anni e che dobbiamo risolvere i problemi di 50 anni. In realtà siamo stati nominati da 6 mesi, dobbiamo risolvere le storture di 30 anni e dal primo giorno che siamo stati nominati c'è un carico su di noi che trovo eccessivo. Ma perché non siete mai stati d'accordo? Diciamo che siete degli alleati. Ma no, veramente che non in quel CDM siedono persone molto ragionevoli, non hanno mai litigato. No, io intendo i partiti che vi sostengono. Però adesso, i partiti che sono stati bocciati, purtroppo, e che quindi si devono riassumere un ruolo centrale all'interno della società italiana, che è anche garanzia di civiltà e di democrazia, una riflessione dovrebbero farla. Scelto di fare una cosa, proviamo ad essere conseguenziali. Abbiamo fatto un governo di larghe intese, di straordinario, chiamiamolo di emergenza. Non c'è più un governo oggi di piccole intese, diciamo. Sì, però in Germania, anche la Germania allora non è un governo di larghe intese. No, voglio certo dire, quello che ha fatto lì... la Merkel non l'avrebbe mai fatto nessuno, né a sinistra né a destra. Si sarebbe partiti con l'acquisto dei parlamentari. Però se i 2/3 dell'SPD escono dall'SPD, non c'è più la grossa coalizione in Germania, c'è un governo di centro-sinistra. Ma non è così. Allora dobbiamo andare sulla linea di Grillo. Non ci sono neanche 300 parlamentari del Partito Democratico. No, allora, scusate, noi siamo 30 parlamentari. Ma la linea di Renzi, però, noi siamo 300 e loro 30, tanto per darle un'idea. Non c'è più Berlusconi. Capito, voglio dire, ma in altre occasioni è successo, anche durante il governo Monti, che la nostra coalizione di centrodestra si trovava una parte della coalizione all'opposizione e un'altra parte sosteneva il governo. Poi siamo andati insieme alle elezioni. Allora, sentiamo un attimo Gozzi, perché la mia sensazione è che in tutto questo chi veramente è rimasto molto male di questa sentenza della Corte Costituzionale è Matteo Renzi, che non l'ha neanche dissimulato, cioè non gli è piaciuto, ha detto che questa cosa cambia le regole prima che lui riesca a arrivare a fare il segretario e a fare una legge elettorale come Dio comanda, insomma gli è sembrata un'accelerazione fuori luogo che in qualche modo blindasse il governo, se ho capito bene. Ma si rischia il tuffo nel passato, cosa che noi vogliamo assolutamente evitare, perché tornare alla Prima Repubblica con un sistema proporzionale alla puro fine. E pensare sistema che tutti. Le preferenze anziché i collegi uninominali siano il metodo migliore per scegliere i parlamentari è sbagliatissimo. Guardi, io nella Prima Repubblica stavo lontano dalla politica anni luce, io veramente odiavo la politica nella Prima Repubblica, non mi piaceva il sistema per cui in base allo scarto di 1,8% le segreterie cambiavano il governo, cambiavano il ministro, decidevano il Presidente del Consiglio. Noi quel sistema non lo vogliamo, anche perché gli italiani, nelle poche volte che hanno potuto pronunciarsi chiaramente su quale sistema vogliono, nel 93 con un bel referendum, hanno detto noi questo sistema proporzionale con le preferenze non lo vogliamo, vogliamo un sistema maggioritario e hanno avuto un sistema che era quasi maggioritario, perché la legge Mattarella aveva tantissime debolezze, però sono due elementi su cui bisogna lavorare, cioè i collegi uninominali, perché è lì che si crea un rapporto diretto tra eletto e elettore, è lì che gli elettori controllano giorno per giorno quello che fa un eletto e quindi si ricrea quel legame di fiducia senza il quale noi non riusciremo mai a ridare credibilità alla politica. E poi un sistema maggioritario in cui io voglio sapere chi voto, voglio sapere se quello che voto diventi il capo dell'esecutivo e voglio che mi crei un governo subito dopo. Le preferenze responsabilità, volevo sentire anche un attimo Stella, quello che diceva Civati prima, su questo c'è l'accordo quasi generale dei candidati, sicuramente c'è l'accordo di noi che sosteniamo Matteo Renzi e di Pippo Civati, terzo candidato non ne sono sicuro, io la firma sulla mozione Giachetti l'ho lasciata. Nonostante tutto, all'epoca ci dicevano
che sarebbe caduto il governo, cioè come dicevamo, ma noi vogliamo che la Camera possa ricominciare a parlare di come di clausola di sicurezza, si diceva, mettiamo in sicurezza la legge elettorale, ad ogni buon fine torniamo alla legge Mattarella, se poi riusciremo a migliorarla, a modificarla, ben venga. Però... su questo all'epoca il governo delle larghe intese, che non c'è più, perché le intese per me sono sempre state difficili, certamente oggi non, difficili, non sono più larghe, questo è un governo di emergenza, all'epoca il governo delle difficili intese diceva cade il governo se allora, noi parlamentari un attimo anche facciamo la quello che dobbiamo, che mi sta molto a cuore, perché cosa il PD era al contrario all'epoca. Sicuramente dobbiamo ragionare su che tipo di legge elettorale si vuole fare, però anche il Mattarellum, io è chiaro, l'importante è che si possa scegliere destra o sinistra, sono per il bipolarismo e ritengo che quando uno vota deve sapere già chi è il Presidente del Consiglio e non tutti il caos che c'è stato nel passato. Però purtroppo non è una legge elettorale che cambia un paese. Quante ne abbiamo cambiate? In 12 anni abbiamo cambiato 8 governi sul Mattarellum, tutte le altre storture le abbiamo dette, forse le riforme costituzionali sarebbe arrivato il momento di farle. Quantomeno superiamo il bicameralismo, riduciamo il numero dei parlamentari, dopodiché facciamo la legge elettorale. Possiamo dimostrare al paese di essere in grado di essere maturi. Su questo siamo molto chiari. Noi, dalla prossima settimana, calendarizziamo. Il conto alla rovescia riparte, perché o questo governo e con questa maggioranza fa la legge elettorale in senso maggioritario, l'abolizione del Senato, riduzione del numero dei parlamentari, cambia alcune misure, il tema di lavoro e di politica europea, sono va bene, c'è oppure, il tema che evocava Antonino, che la maggioranza però, non può essere la cambiamento terapeutico. Però bisogna fare una maggioranza di due terzi, che oggi non c'è. Per fare le riforme istituzionali occorre una maggioranza di due terzi. Ma sfidiamo il Parlamento, vediamo il senso di responsabilità. Però, ma lo vogliamo cambiare il Paese? Vogliamo continuare, Fabrizio, a dire è la maggioranza e chi sta fuori, chi sta dentro? Sono perfettamente d'accordo con te. Arriverà un'altra consulta. Nel momento in cui Berlusconi e Grillo, che sono circa il 40% dei voti, il 45% dei voti, dicono questo Parlamento è illegittimo, ma come si può pensare di fare riforme con loro? E senza di loro non ci sono i due terzi necessari. È un dato vedremo di realismo. Io non ho un'opinione. Vedremo se Berlusconi e Grillo hanno a cuore le sorti del Paese rispetto ad un tema importante come le riforme costituzionali. Allora, Berlusconi ha detto alla presentazione del libro di Vespa, tanto se continuiamo così non vincerà mai nessuno, perché gli italiani non riescono a dare il 51% a nessuno e il paese non lo cambieremo mai, perché se non l'ho cambiato io, Silvio Berlusconi, con larga maggioranza, largo consenso, capacità imprenditoriale barra politica, figuriamoci tutto il resto. Allora, siamo in grado, a partire dal presidente Berlusconi, finendo con Grillo, Renzi e quanti altri, di cambiarlo questo paese cambiando l'assetto istituzionale e non dicendo sempre la storia trita e ritrita, la legge elettorale. Tanto sono cambiati 200 governi. La legge elettorale si fa con legge ordinaria e la facciamo subito. Sì, se riusciamo a fare le riforme costituzionali, esatto. Se vediamo che di nuovo è Melina, allora si fa la legge elettorale e si prepara. Non si può dire che non si può andare a votare perché non si può dire primarie arriva in Consiglio dei Ministri. Vediamo il Parlamento. Quagliarello era però quel ministro che in maggio teorizzava l'impossibilità di fare subito la legge elettorale, perché la legge elettorale doveva essere collegata alla riforma costituzionale. Era propaganda, sì, però, adesso abbiamo preso atto che la legge elettorale può essere fatta subito con legge ordinaria e quella dobbiamo farla subito. Sì, però Sandro, anche qui bisogna essere realisti, quando c'è la legge elettorale si va a votare. Il giorno dopo che verrà approvata la riforma elettorale ci sarà una crisi di governo, uno scioglimento delle Camere, perché non si regge questa cosa. La legge elettorale va fatta, quindi... a prescindere dalle conseguenze politiche che possono essere. Allora, mi devo fermare, perdonatemi, usciamo un istante dal tema politico puro, perché dato che abbiamo qui Nunzia De Girolamo, che il Consiglio dei Ministri si è occupato proprio questa settimana del drammatico tema della Terra dei Fuochi, che riguarda tra l'altro la mia terra, oltre che la sua, e che è una ferita gravissima per il Paese. Noi vogliamo tornare un attimo lì. La Terra dei Fuochi è quella zona di paesi vicino Napoli e Caserta dove per moltissimo tempo si è scoperto che venivano interrati, venivano bruciati rifiuti tossici. Sono scoppiate moltissime proteste, ci sono casi di tumori anche per bambini piccoli, per donne giovani, insomma una situazione gravissima. Noi siamo andati lì con Beniamino Daniele a vedere cosa dicono quelli che vivono in quelle zone e che in questo momento sono in uno stato di angoscia terribile, e poi rientriamo in studio per capire come se ne esce. Guardiamo.
Antonio lotta 11 mesi e mezzo e si spegne il 2 giugno del 2013. Un bambino nato sanissimo, senza nessun problema, era un campione di nuoto, un grande batterista. Ho capito che mio figlio era vittima della terra. Penso di averlo avvelenato. Inconsapevolmente io ho avvelenato mio figlio. E questo è. Un giorno qualcuno dovrà delle spiegazioni a questa mamma, dovrà dire a lei, ad altre 13 madri del comitato fuochi che hanno perso i propri figli e a tanti altri cittadini, come si spiegano picchi di tumori e malattie gravi in quello che un tempo era il cuore della Campania Felix. Dov'è la politica quando si consumavano queste tragedie sulle nostre terre? Loro non c'erano, non ci hanno tutelato, è assurdo. Terra dei fuochi. In questo nome si riassumono e spesso confondono tre diversi drammi ambientali. Il primo, le cosiddette ecoballe di Taverna del Re, enormi piramidi di monnezza grandi tra i 6 e i 7 milioni di metri cubi ammassate a Giugliano da ormai 10 anni. Secondo problema, i roghi. Gli imprenditori che vogliono abbattere i costi affidano infatti a piccoli criminali gli scarti di lavorazione che poi vengono abbandonati nelle campagne e spesso dati alle fiamme. Nel nostro giro tra le province di Napoli e Caserta abbiamo trovato di tutto, dalle pelli all'amianto, dal catrame ai coloranti. E sotto questo cavalcavia che sembra la porta dell'inferno, addirittura un lago di oli esausti che rende l'aria irrespirabile. Terzo problema, il seppellimento da parte della camorra di pericolosi scarti industriali e rifiuti tossici provenienti dal nord Italia e dall'estero. E a fronte di questo disastro ambientale, tra mancanza di risorse e tagli al personale, c'è qualcuno che sta studiando gli effetti sulla salute dei cittadini, che in alcune zone della Campania muoiono di tumore molto più che nel resto d'Italia. L'avvelenamento è un avvelenamento cronico, non è un avvelenamento improvviso. È come se lei mettesse una goccia di veleno e ogni giorno in un bicchiere d'acqua che lei beve. Il fatto che si parla di mesi, anni di continua esposizione alla fine provoca il danno. Noi forse oggi non stiamo vedendo il peggio, stiamo cominciando a vedere, ma potrebbe succedere di peggio nei prossimi anni. Come si è potuto arrivare a questo? Si è sottovalutato quali potessero essere gli effetti disastrosi di questo fenomeno che in quel momento è sembrato una grande occasione di arricchimento. Attenzione, arricchimento non solo per le mafie. Cioè? Ma io credo che ci siano molti piccoli agricoltori, qualche personaggio delle istituzioni che ha concesso possibilità di venire a sversare al sud. Ci sono state le connivenze di tanti contesti ambientali che hanno fatto finta di non vedere. Arriveranno i soldi delle bonifiche, ci sono nuovi interessi in ballo. L'urgenza spesso è nemica della trasparenza. È evidente che le bonifiche rischiano di essere il grande affare del futuro e sui quali bisogna, diciamo, avere 100 occhi aperti. Però le bonifiche vanno fatte. Allora, mi colpisce molto quello che dice Raffaele Cantone in quest'ultima battuta, no? Che anche le bonifiche rischiano di essere dei grandi affari per la camorra. Cioè, sembra una situazione in cui non riesce a uscire veramente da un girone infernale. Oggi ne parlava anche Napolitano sulla sua intervista sul Mattino. Sì. Di, perché effettivamente è una cosa che poi alla fine tira dentro non solo la salute, e quelle sono tragedie umane, ma c'è anche poi la reputazione di un territorio. Ci sono i prodotti agroalimentari, cioè è tutto un mondo che va... Sì, all'inferno, diciamo la verità. Sono molto molto d'accordo con Raffaele Cantone. Innanzitutto sulle responsabilità di una campagna sua quanto mia, lo dico da madre, che, da cittadina campana, italiana, da ministro dell'agricoltura. Purtroppo sul nostro territorio per troppo tempo si è girato la testa dall'altra parte. E lì è responsabile la classe politica, che per 20 anni ha fatto finta di non vedere, qualche amministratore locale, i cittadini. Che hanno ignorato o hanno consentito che quei rifiuti arrivassero e fossero internati, qualche imprenditore che l'ha consentito, qualche imprenditore al nord che mentre era seduto su qualche salone comodo della propria villa consentiva che quei rifiuti arrivassero in campagna. La camorra, che ha inquinato due volte, perché ha inquinato i terreni, la salute e contestualmente anche i mercati, perché è evidente che poi la speculazione sarà altissima, i rischi sono altissimi. E oggi viviamo un rischio ulteriore, che è quello della bonifica che si deve fare, che probabilmente ci può essere un grande affare da parte sempre dell'illegalità, che lì chissà come si sta comportando rispetto ai terreni, agli acquisti, eccetera, eccetera. Però questo governo, per la prima volta, non è mai successo in tanti anni,
ha fatto un decreto legge che si occupa della vicenda della Terra dei Fuochi e che quindi entra a gamba tesa in quelle che sono le competenze soprattutto locali, regionali, comunali. E ma c'è governo... bisogno di creare un reato nuovo, secondo lei? Cioè bruciare i rifiuti diventa un reato? Non c'è solo il reato. Guarda, quello colpisce, perché per me era normale che fosse un reato. Non c'è solo un reato lì. Noi entriamo a gamba tesa perché vogliamo dimostrare a quel territorio che lo Stato c'è e che è contro la camorra, l'illegalità, e che bisogna fare una grande battaglia. E quindi non solo il reato, perché bisogna dare un segnale forte che chi inquina è colpevole e deve pagare, perché se un bambino muore a causa di quello è giusto che vada in galera, che si permette di continuare a bruciare rifiuti, ecoballe, perché purtroppo continua ad esistere. E lì devo dire che c'è stata una campagna nuova, quel decreto legge per noi non è un punto d'arrivo, è un punto di partenza, che dà soddisfazione a tanti cittadini, preti, che sono scesi in piazza protestando e accendendo riflettori. Su quel decreto, cioè in quel decreto c'è una cosa molto importante, che è la perimetrazione del pericolo. Cioè noi riusciremo a capire, grazie agli enti di ricerca, dei nostri ministeri e di controllo, dove inizia e dove finisce il pericolo. E quindi io come Ministero dell'Agricoltura potrò fare immediatamente un provvedimento che renda quella zona no food, quindi distingue, certo, i terreni fra food e quello che food. Diceva la madre, io ho avvelenato mio figlio senza saperlo, questo non può più accadere. E questo non solo aiuterà il consumatore che c'è sul territorio, ma salverà anche l'immagine di voglio un'intera farla campagna parlare con eccellenza. Angelo Ferrillo, perché lei ha detto che per molti hanno girato la testa dall'altra parte, anche chi abitava lì, cosa vera, perché una parte della popolazione ha fatto così, però c'è anche chi invece da moltissimo tempo prova a denunciare, perché Angelo ha fatto un sito che si chiama Terra dei Fuochi, laterradeifuochi.it nel 2008, se non sbaglio. Sì, il sito è stato fondato nel 2008, però le attività risalgono a molto prima, ancora prima di me ci sono stati tanti cittadini, singoli cittadini, comitati, associazioni anche ufficialmente riconosciute come Lega Ambiente, che dal 93, dal 94 escono con rapporti ecomafia, commissioni parlamentari, quindi c'è da dire proprio questo, che partendo dalle battute del decreto legge, innanzitutto si continua a inseguire quella che è una straordinarietà, non essendo in grado di garantire l'ordinarietà delle cose, quindi già questo si vede che insomma le istituzioni non stanno dando le risposte giuste. Noi vogliamo che vengano messe in atto delle misure immediate per far funzionare quello che c'è. Abbiamo le procure, abbiamo le questure, le prefetture, i carabinieri, forze dell'ordine sul territorio, partiamo da quello. Una volta che c'è il reato le procure si muoveranno, però si ma immagino. Il reato, guardi, è un po' comica questa cosa qui, perché è un po' come introdurre il reato, diciamo, di omicidio stradale. L'omicidio colposo è omicidio. Adesso che tu ammazzi una persona con la macchina o che lo ammazzi con una pistola, tu hai ammazzato una persona. Allora se un incendio o di un rifiuto o di qualsiasi altro materiale è doloso, non capiamo come la magistratura e la procura non indaghi e non faccia, diciamo, non applichi la legge interpretandola in modo corretto. Il problema dell'Italia, in particolare nel sud Italia, il problema non è creare nuove leggi, ma essere in grado di applicare quelle esistenti. Allora qui è tutta una contraddizione. E mi permetta di dire una cosa sulle battute dei cittadini. Io assolutamente vedo una contraddizione oggi di chi ha responsabilità politiche, non solo come persona, perché ha avuto incarichi da poco, ma parliamo di partiti che comunque sono da 20 anni sulla scena politica, sia locale che nazionale, è impossibile vederli adesso indossare i panni, diciamo, delle vittime. In paesi civili i cittadini vengono guidati dalle istituzioni, quindi le istituzioni, in questo caso sia la politica che le procure e comunque le istituzioni che restano sul territorio, la politica va e viene, le istituzioni come sono quelle della magistratura, la procura, le questure, restano, quindi sono loro che dovevano avvisare, allertare, mentre ricordiamo che è stato tutto segretato già anni fa. Quindi facciamo non si rispondere possono, il ministro De Girolamo, non si possono, l'ultima battuta, non si possono assolutamente dare delle responsabilità collettive quando ci sono delle responsabilità oggettive di istituzioni che avevano l'obbligo e il dovere di intervenire e non l'hanno fatto. Dice sostanzialmente Ferrillo, i reati c'erano già e tutti hanno fatto finta di non vedere. Chi ci dice che oggi è bastato fare un reato nuovo perché qualcuno si muova davvero? No, ad esempio c'è una cosa che lui dice, quello di avvisare le istituzioni da parte delle procure, noi l'abbiamo inserito nel provvedimento, cioè quando in pratica il reato che viene compiuto su quelle terre è tale da incidere pesantemente sull'ambiente, sulla sanità, sull'agricoltura, le procure hanno l'obbligo di comunicarlo alle istituzioni, nel caso di specie al Ministero delle Politiche Agricole, per intervenire su quei territori. Poi è chiaro che io ringrazio quanti cittadini della mia terra si impegnano per fare questo. Oggi purtroppo il governo è costretto ad intervenire con un decreto che si basa sull'emergenza e quindi a fare quello che le realtà locali per troppo tempo non hanno fatto. E lì sono responsabili tutti.
Io sono d'accordo con lei, dalla magistratura, le ho detto prima, tutti responsabili, perché è chiaro che se si è consentito di arrivare in quello stato di emergenza e è dovuto intervenire il governo nazionale per dare un segnale, per risolvere le cose, è imbarazzante per un territorio e soprattutto si rischia di fare un danno all'immagine dei prodotti agricoli della Campania, che sono eccellenza. Esatto, lì come si fa? Perché, senza precedenti. Ho visto che lei ha detto non è così per molte zone, però no, poi alla fine la sfiducia è una roba che contro i consumatori circola facilmente. Ma infatti questo decreto, e quella la parte che mi interessa come ministro, ovviamente, come cittadino campano sono abbastanza preoccupata anche per tutto il resto. Come ministro invece è circoscrivere il pericolo e intervenire immediatamente, perché anche lì dove i proprietari dei terreni agricoli non mi consentiranno di fare l'accesso al terreno e di fare le verifiche per capire se è inquinato o meno e quindi i prodotti relativi, io inserirò automaticamente, grazie a questo decreto, nella lista delle aree no food quei terreni. Quindi anche i proprietari dei terreni agricoli, che prima hanno consentito che questo accadesse, a questo punto, e adesso quando sono andata a Caivano con Don Patriciello ho visto che applaudivano. E questo poi succede nella mia campagna, che molta gente che è stata complice di certe cose, ma non perché lo è stata in prima persona, ma magari ha fatto finta di niente, per me è complice uguale, poi oggi è in prima linea a fare le battaglie, mentre allora ha consentito tutto questo. Allora, bisogna intervenire, perché il segnale che bisogna dare immediatamente è che i prodotti della Campania sono tutti buoni, individuando quali non sono buoni, eliminandoli dal mercato, dando un risarcimento. Sono buonissimi, che fai quella faccia, Rosolino? Sono prodotti meravigliosi. Poi certo, se sono pericolosi è un'altra cosa, ma quanto sono a bontà... Anni che nessuno si fida più, eh. Posso intervenire? Allora, io purtroppo devo andare in pubblicità adesso. Tra l'altro mi è arrivata un'agenzia, dice che Napolitano ha appena ricevuto, il presidente Napolitano, al Quirinale, il presidente del Consiglio dei Ministri, Enrico Letta. Adesso proveremo a capire cosa si stanno dicendo. Credo che parlano di legge elettorale, ma vedremo. Pubblicità, rientriamo subito in studio. Mambo italiano, mambo italiano. C'è stato un paragone con Lourdes, no? E quindi qualcuno diceva, immaginiamo se aprissero una discarica a 2 chilometri dalla grotta di Massabiel. Nessun francese permetterebbe una cosa del genere. Don Fernando è il parroco del Santuario del Divino Amore, meta di pellegrinaggio internazionale e simbolo di devozione per i romani. Eppure, come ci ha raccontato, proprio qui accanto, pensate, potrebbe nascere la nuova discarica di Roma. Dopo la chiusura di Malagrotta, infatti, potrebbe aprire Falcognana, ma qui, nel cuore dell'agro romano, l'immondizia non la vogliono. E se proveranno a venire qua, dovranno passare sopra la gente. La protesta non finirà mai. Finché finalmente non diranno basta, non la facciamo più. Il sito, individuato dal prefetto Goffredo Sottile, è gestito dalla Ecofer, che si occupa di smaltimento di rifiuti ferrosi. L'idea è quella di trasformarlo per 2 anni nella nuova Malagrotta. A presidiare la zona davanti alla Ecofer c'è il comitato No Discarica. Dormono in un container da quest'estate e chiedono chiarezza, anche perché sull'area c'è un vincolo della sovrintendenza. Riteniamo che i cittadini si meritino la verità una volta per tutte e chiediamo l'intervento della sovrintendenza per fare chiarezza su tutta la vicenda. Anche Don Fernando vuole vederci chiaro. È un santuario di fama internazionale. Allora ci sembra strano che nell'esaminare i luoghi, i siti, sia scomparsa dalla cartina geografica questa realtà. Dopo 2 mesi manca ancora la firma del ministro dell'ambiente Orlando, ma a mancare anche l'ok della Ecofer, che accettando i rifiuti della capitale raggiungerebbe il limite di capienza entro 2 anni. Noi questi rifiuti non li vogliamo, noi facciamo un altro lavoro. Eppure poco prima di Ferragosto, come riportato da alcuni giornali, la Ecofer affidava un corposo pacchetto di quote ad una società riconducibile ad una delle sue fiduciarie, esperta nello smaltimento di rifiuti solidi urbani. A spiegarci meglio la posizione di Ecofer è allora un altro dipendente che interviene durante la nostra intervista, ma che preferisce rimanere anonimo. È soltanto riorganizzazione societaria. Anche il terzo invaso non è una preparazione alla nuova discarica? Assolutamente no. Abbiamo paura che ci portano via il lavoro, perché il prefetto ha il potere di espropriarmi tutto. La Ecofer è chiara, la discarica non la vogliono neppure loro. Al presidio però l'attenzione rimane alta. Lì, ecco, vedi, stanno a scavare tutta la terra, ma secondo me questi sotto Natale vengono qui e poi iniziano, basta. Passa qualche giorno e proprio la sovrintendenza conferma che il sito della discarica è protetto e che i lavori del terzo invaso sono abusivi. Per provare a fare chiarezza siamo andati dal prefetto Goffredo Sottile, che in uno stato di emergenza come quello dei rifiuti a Roma può scegliere un sito privato come quello della Ecofer senza ricorrere a gara pubblica e non solo. Loro dicono non la vogliamo noi la discarica qui. Che farete allora?
Loro non la vogliono la discarica. E noi, se servirà, ce la prenderemo. Su quell'area c'è un vincolo della sovrintendenza che dice di non essere stata informata. Non serve interessarla, già è una... Ma se c'è un vincolo? Ma è una discarica che già esiste. Prima della chiusura sacrosanta di Malagrotta non bisognava trovare una soluzione? Al momento il problema è risolto. La soluzione momentanea ma costosa per le tasche dei cittadini romani che pagano anche per lo smaltimento è cioè quella di portare rifiuti in Piemonte e in Emilia, 1500 tonnellate al giorno per 110 euro a tonnellata. A Malagrotta lo smaltimento dei rifiuti era intorno ai 60 euro per tonnellata. Raddoppia sostanzialmente il costo dello smaltimento. Se lei svolge un'attività che vale 4 milioni al mese o viene pagato tutti i mesi, o dubito che ha la potenza economica per poter reggere il costo del personale, il costo del gasolio, l'usura dei mezzi. Quindi può reggere uno o due mesi. A gennaio intanto scade l'incarico del prefetto Sottile. Chi deciderà il destino di Falcognana? Sarà compito del sindaco di Roma vedere quali soluzioni alternative in futuro ci saranno. Allora, è una vicenda molto complicata. La nostra Chiara Pivitari ha fatto un gran lavoro per mettere insieme voci diverse, posizioni diverse. Insomma, è uno strano mondo in cui viviamo oppressi dai nostri rifiuti, non sappiamo cosa farne. Malagrotta è stata una grande battaglia. Il sindaco Marino, devo dire anche Zingaretti, hanno fatto anche proprio un cavallo di battaglia in campagna elettorale. La chiusura di Malagrotta sapeva da fare. Però mi pare che la soluzione al momento non ci sia, anche perché, se ho capito bene, perché appunto la vicenda è complicatissima, il Ministero, il Ministro Brai, ha detto che su quell'area lì c'è il vincolo e quindi tutto quello che sta avvenendo, invasi, non invasi, è tutto abusivo. Ho capito bene, Stella Marino? No, non è proprio così. Il Ministro ad oggi ha fermato i lavori del terzo invaso. Quella è una discarica autorizzata dal 2003, quindi precedente, quindi tutto quello che è precedente al tema del vincolo paesistico va avanti tranquillamente. Il problema è perché ho letto anch'io le carte del Ministro. Sul terzo invaso, tant'è che nell'interrogazione a cui il Ministro ha risposto a settembre diceva proprio che tutto quello che era già autorizzato, le discariche già esistenti e autorizzate non hanno nessun problema, il vincolo interviene sul nuovo e quindi il nuovo deve richiedere l'autorizzazione anche paesaggistica. Quindi l'intervento del MIBAC è perché rileva che il terzo invaso, la parte nuova, non è stata sottoposta. Ma vediamo proprio però al di là di questo, senso, al di là di questo, mi colpiva, no? Era il parroco che diceva è come se a Lourdes mettessero una discarica vicino. Effettivamente il Divino Amore a Roma ci fanno tutti sabato sera, fanno le processioni di notte, la Madonna quando è arrivata in Vaticano è andata a dormire al Divino Amore, cioè parliamo di una roba sentitissima da parte dei... Ma non è che mettono i rifiuti però... dentro il Divino Amore? No, però posso... Però lui sembra a visitare il Divino Amore con la discarica e la puzza posso... di piano. Ma non c'è la puzza. Lo sentiamo anche no, perché dato che abbiamo... Posso rispondere, diciamo, siccome però... la cosa... io sono stata nominata a giugno, è la cosa che seguo... che ho seguito con maggiore intensità perché ovviamente era in emergenza e ci siamo trovati con delle disposizioni, delle indicazioni del commissario. Noi siamo comunque una regione, una città commissariata da questo punto di vista e la discarica lì già esiste dal 2003, è una discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi che tratta un certo tipo di materiale che sono i residui della lavorazione e della rottamazione delle auto. Quindi quella discarica lì già c'è. A un certo punto il commissario, nella valutazione dei siti, con il tavolo tecnico, scartando un'altra serie di siti per tutta una serie di questioni anche lì tecniche, poi ha individuato. Ecco. Però io vorrei fare anche l'altro pezzetto di ragionamento, perché altrimenti ci concentriamo come se questa fosse una cosa galleggiante nella questione dei rifiuti di Roma. Il problema è sempre, come nel caso anche dei roghi, il problema è lavorare in emergenza. Quando si lavora in emergenza si lavora male, perché non si ha il tempo di pianificare. Sui rifiuti bisogna fare della pianificazione. Il problema è che si arriva a un certo punto, noi siamo arrivati a giugno, e il decreto del ministro Orlando è uscito la mattina dopo che io ho firmato la delega, quello di proroga fino al 30 settembre, e in tre mesi non si trova, non si realizza una nuova discarica, ci vogliono due anni per minimo per realizzare una discarica. Allora, una sana pianificazione sui rifiuti non si può fare in qualche mese.
Quello che noi abbiamo deciso di fare, visto che c'era un decreto di un ministro che sanciva l'ennesima proroga, però chiudeva il 30 settembre, siccome io penso che in questo paese forse bisogna ripristinare anche un po' di rispetto delle regole, per cui se c'è un decreto che ti dà un tempo, si ma cerca di rispettarlo. Sì, però come si chiude? Perché qui c'è stato tutto il tema Falcognana, la nuova discarica, Cupinoro, la nuova discarica. Guardiamo i numeri. Falcognana può accogliere 300 tonnellate al giorno di rifiuti residui trattati. Noi ne produciamo 1.800 al giorno. Quindi, come ho sempre detto, Falcognana non è la soluzione. Non lo è mai stata. Tant'è che al massimo quello che può essere è una soluzione residuale in emergenza. Aspetti un attimo, però, perché prima di passare al tema più grande, dato che c'è qui Matilde Spadaro, che è il presidente del Comitato Verde Urbano e che ha fatto molte battaglie. L'avevamo già conosciuta noi quando volevano fare il circuito all'Euro. Lei sì, era venuta la qui. Poi non c'è stato. No. Allora, su Falcognana pure lei come si dice a Roma, avvelenata. Sì. Mano, Voglio che dica la sua all'assessore. Sì, certo, chiaramente. Perché e anche al ministro, naturalmente. Assolutamente, una questione al ministro, in quanto l'area è tutta di rilevante valore agricolo e quindi, diciamo, come dire, andrebbe tutelata e poi è stata tutelata con un vincolo specifico. In realtà, perché è giustissimo quello che ha detto Don Fernando, quello è il santuario dei romani. Cioè, qua non stiamo parlando di una questione, come dire, liminale oppure di scarsa intensità. Cioè, ci sono, noi siamo andati alle 11 di mattina di un giorno feriale e lì chiaramente il santuario è pieno, perché quello è il santuario, è la devozione popolare dei romani, quindi si sta toccando un'istituzione, anche per me che non sono cattolica, perché mia nonna ci andava a fare il pellegrinaggio partendo dal centro di Roma fino lì, quindi quello è proprio è un simbolo che i romani non vogliono vedere toccato. C'è un altro punto fondamentale, il MIBAC ha detto chiaramente che le opere abusive sono in corso, ci ha messo soltanto 2 mesi il MIBAC a risponderci, io avevo tutte le carte a il casa MIBAC mia, è il Ministero del Ministero Beni Culturali. Culturali chiaramente, e l'abbiamo detto in tutte le lingue, in tutte le salse, l'abbiamo detto anche all'assessore più volte che l'area viene vincolata. Stamattina i vigili vanno e sequestrano, quindi diciamo che forse quello che sequestrano, diciamo, il terzo invaso famoso, sequestrano il terzo invaso perché le opere sono abusive e il ministero l'ha scritto chiaramente. Peraltro io vorrei solo dire 2 cose fondamentali: uno, verissimo, sotto Lourdes non ce la metterebbero mai la discarica; 2, sicuramente se l'avessi fatto io un abuso di questo tipo e non avessi avuto in un cantiere il permesso del MIBAC, a me mi avrebbero fatto chiudere dopo 5 minuti, no, dopo 4 mesi in cui tutti ci siamo sgolati a dire che l'area era vincolata e quello che abbiamo detto era vero. Ma io sono ex consigliere del municipio, cioè avevo io le carte ufficiali a casa, l'ho difeso il vincolo, cioè voglio dire, ma allora, veramente allora a questo punto la localizzazione è sbagliata, si faccia un passo naturalmente, indietro, no, naturalmente poi questo è un pezzo della questione, la questione grande è cosa si farà dei rifiuti a Roma, perché dato che poi a Napoli abbiamo visto ahimè cosa è successo. Vorrei fare una rilevazione su questa cosa, le autorizzazioni sono varie, l'autorizzazione ambientale integrata dalla regione, poi c'è il ministero e lo stesso ministro ha risposto a settembre alle interrogazioni, quindi noi da uno degli enti sottoposti rispetto a questa gerarchia abbiamo sempre detto al commissario, che è un commissario di governo dove c'è sia il ministro Brai che tutti gli altri, abbiamo sempre detto fateci sapere se tutto è in regola o no per fare le nostre valutazioni, tant'è che non è stato ancora dato l'ok, perché nelle ultime riunioni anche il ministro Orlando stava aspettando sia le ultime indagini della prefettura sul tema sui proprietari sia tutte queste altre autorizzazioni. Ministro De Girolamo, abbiamo un minuto, però io vorrei sentire da lei, secondo lei, qual è anche la morale di queste storie che raccontiamo continuamente, che ci danno la sensazione proprio di un paese che non riesce a prendere da nessuna parte. Sì, è kafkiana. Ma non si sa mai chi è responsabile. Questo ha ragione, ma perché torniamo al problema delle riforme. Anche sulla responsabilità, purtroppo se noi non modifichiamo il titolo quinto della Costituzione, su ogni vicenda, su questa, su tante altre, non si capisce mai di chi è la responsabilità. C'è un ping pong, regione, Stato, Stato, regione, enti locali, e mai si prende una decisione. Tra l'altro io, se ho capito bene, non ho seguito da vicino, anche se sono stata raggiunta da interrogazioni per le vicende dell'agricoltura, abbiamo anche risposto, me ne sono occupata perché siamo stati ovviamente interessati anche come governo. Però da quello che io ho capito, la discarica è già attiva. Non si tratta di aprire o non aprire. No, si tratta di cambiare il codice rifiuto, che è un'altra cosa. Però perché, attiva, no? Perché dove c'è... Cioè, però era molto bene, purtroppo devo andare in pubblicità, signori. E andava comunque in variante dei codici rifiuto. E poi, peraltro, stavano già vendendo i terreni agricoli che stavano allora, Matilde, prometto che ci torniamo. Nel senso che è una questione aperta, torneremo anche sulla terra dei fuochi. Posso solamente anche lì... sulla terra dei fuochi dire una cosa in chiusura? 30 secondi perché devo andare in pubblicità. Il decreto è fatto con urgenza. L'urgenza non consente di interloquire con i cittadini. Ma io questa settimana, anzi, chiedo un aiuto a lui, essendo stato fra i primi, oggi ne sono nati 700, ma i primi sono loro con Don Patriciello,
vorrei ascoltarli, perché in sede di conversione io credo che se le istituzioni e i cittadini che vivono il problema, anche se io sono campana ma lo conosco, ma è giusto che loro che sono protagonisti di quella terra riescono a darci qualche input per mettere mi sembra un decreto. Ottimo invito, Angelo tornerà, ma il ministro De Girolamo pure, purtroppo il tempo è finito, devo andare in pubblicità e poi ci colleghiamo col TG per le ultime notizie, fra pochissimo, rimanete con noi. Eccoci qua, sono le 12, siamo leggermente in ritardo, ci colleghiamo subito col TG della 7 con Frediano Finucci. Frediano, che succede? Dacci le ultime. Buongiorno Mirta, allora le ultime purtroppo non sono positive, sono ultime economiche, sono i dati della Banca Italia, di Banca Italia sulla pressione fiscale che nel 2012 è salita al 44%, vale a dire, pensa, un punto e mezzo in più dell'anno precedente, il 2011. Per quest'anno l'impressione che tutti noi abbiamo, visto le nuove tasse... Esatto, diciamo che insomma hanno certificato una cosa che noi avevamo ben capito da soli, va benissimo. Qui potremmo stare ore a parlare sul fatto che questo dato non tiene conto del fatto che c'è molta economia sommersa, però anche se contassimo questa, comunque chi fa economia sommersa non paga le tasse, per cui alla fine i conti non tornano comunque. L'Italia è al quarto posto nell'eurozona assieme alla Finlandia, che però paesi nordici godono di servizi ben diversi dai nostri. Stamattina il Censis ha presentato un suo rapporto che dice cose che, ahimè, purtroppo tutti noi sappiamo. L'Italia è un paese smarrito, fiaccato dalla crisi, una società scialba e malcontenta, un paese che, dove le famiglie fanno... Oddio, che depressione, Frediano! Lo so, fanno fatica a pagare le bollette. Però diciamo che... queste notizie non sono altro che una faccia di una medaglia che dall'altra parte ha altre cose che vanno dette, che noi dobbiamo dirvi. Le solite autocertificazioni. La Guardia di Finanza a Torino ha denunciato 30 falsi poveri. Sappiamo tutti la questione dell'ISEE, lo strumento che serve appunto a certificare un reddito basso per avere agevolazioni sugli asili e sull'università. Ebbene, la Guardia di Finanza ha scovato appunto questi falsi poveri a Torino, e dall'altra parte dell'Italia, a Brindisi, un primario dell'ospedale Camberlingo di Francavilla, da 7 mesi in malattia, lavorava regolarmente nel suo studio, sono arrivati i finanzieri, gli hanno contestato la truffa all'ASL e anche delle violazioni fiscali, quindi malato e al tempo stesso lavoratore. Passando alla politica, ho sentito che avete già dato la notizia di Giorgio Napolitano, che questa mattina ha ricevuto il premier Enrico Letta. Vi devo dar conto delle dimissioni del sottosegretario Iole Santelli, che quindi si schiera dalla parte di Forza Italia. Forza Italia. E poi passiamo alla notizia, alla notizia importante internazionale che trovate sui giornali, sui siti di tutto il mondo, vale a dire la morte di Nelson Mandela, bandiera mezz'asta negli Stati Uniti e in Francia, in Sudafrica 12 giorni di celebrazioni in previsione dei funerali di Stato del 14 dicembre. Giorgio Napolitano ha mandato un messaggio: Mandela ha dimostrato che un mondo più equo e solidale è possibile, dove diversità è sinonimo di ricchezza. Ecco, da questo punto di vista però Silvio Berlusconi, anche lui ha voluto mandare un messaggio di cordoglio per la morte di Mandela, come dire pro domo nostra. Ve lo leggo così capirete. Nelson Mandela è un eroe della libertà, il suo insegnamento, la sua testimonianza, la sua forza d'animo saranno un esempio per tutti noi. E qui arriva la stoccata: mi auguro che molti tra coloro che in queste ore ne tessono le lodi, imparino a praticare quella riconciliazione, parola significativa, nella verità e nel rispetto reciproco, che è stato il suo più grande merito e la sua più grande vittoria. Allora guardi, io ripartirò da qui, perché appena arrivato ci ha raggiunti con un leggerissimo ritardo inferiore a quelli delle altre volte, quindi miglioriamo quei ritardi di Gasparri. L'inaugurazione dell'anno accademico di Tor Vergata, che è stata parte, allora è giustificato, città. Il sindaco Marino riuscire ad arrivare è già una cosa. Che faceva? C'era l'anno accademico? L'inaugurazione dell'anno accademico. Ha sentito cosa ha detto Berlusconi?
Negli ultimi minuti, no, perché ero in un'altra allora, praticamente, Frediano, vabbè, se vuoi restare a sentire no. Gasparri, ti... Però io ieri ci ho parlato. No, allora, dato che è morto Nelson Mandela, sì. E anche io devo dire in apertura, ho detto che è un esempio su cui anche la politica italiana dovrebbe riflettere, perché ha sempre lavorato per la pace e mai per l'odio. E Berlusconi, usando questa idea di un uomo di riconciliazione, dice dovrebbero prendere esempio anche in Italia, perché da noi ci vorrebbe un po' di riconciliazione. Beh sì, sono contesti francamente diversi, perché poi Mandela è stato protagonista, insomma lo dicono tutti, lo ricordano tutti in queste ore, di vicende storiche contro l'apartheid. Un po' esagerato, quindi Berlusconi. No, diciamo, lì siamo... In Italia, forse, come dire, ci voleva uno sforzo minore per fare una pacificazione. Questo va a merito però di Berlusconi, mentre in Sudafrica è stata una vicenda tragica. Sforzo minore. Con, vabbè, si è ripreso, era partito che Berlusconi aveva esagerato, poi si è ripreso in corso. Dico che in Italia si potrebbe con uno sforzo molto minore creare un clima buono. Va bene, grazie Frediano. Ci fossero novità anche sull'incontro Letta-Napolitano, richiedimi la linea, se no ci rivediamo per il TG delle 13.30. Allora, vi presento i miei ospiti, Vittorio Sgarbi in lettura. Non ha bisogno di presentazioni, quindi non lo definirò. Vittorio Sgarbi, punto. Dario Nardella, che invece definisco perché è del PD, ma è renziano di acciaio. Dal 9 dicembre sarò solo del PD se dovesse vincere. Sarei solo del PD se dovesse vincere. Ci vado, continuo a dire che vince lui, che mi state sbagliando. Adesso, Dario. Di grosso. Esatto. E poi ci è venuto a trovare Francesco Verducci, che anche lui del PD, però è cuperliano convinto. Sì, convinto. Si è uscito un sondaggio, l'avete visto? Non lo trovo più. È un sondaggio di Tecne che dice da dei numeri, eccolo qui. Allora, il sondaggio dice che Renzi è al 56-62% e Cuperlo al 28-34%. Non cita Pippo Civati, che sarà arrabbiatissimo. No, il 10% delle preferenze. Mi sembra realistico. Quanti votanti? Dà anche una stima dei votanti. Il programma oscilla tra... 1,5%. Le primarie del Partito Democratico, nel mezzo di 2,1 milioni di italiani, se ho capito bene. Non pochi. Quelli sarebbe, che loro prevedono. Sarebbe un ottimo risultato. Ti piace, aspettate un po' di meno? Ce l'avete un posto? No, sta paura che la gente a votare non ci vada. Ma, a questo giro. Per tanti motivi, anzitutto perché queste primarie sono diverse dalle altre, sono solo del PD, si sceglie il segretario, l'anno scorso erano di coalizione, si sceglieva il candidato premier, quindi c'è meno interesse. Poi, lo dicevamo prima, c'è un clima di rassegnazione, di disinteresse dei cittadini in generale verso la politica, verso i partiti, e quindi si fa più fatica a motivare. Però quando, io mi sono accorto girando l'Italia anche con Renzi, quando si spiega e si riesce a far capire il passaggio decisivo, la svolta che può rappresentare l'8 di dicembre, allora vedo che le persone si entusiasmano, comprendono. Si è nervosito parecchio Renzi sulla consulta, eh? Insomma, è stata una cosa un po' a gamba tesa rispetto ai suoi progetti. Ma no, non è stato preso in questi termini. Semplicemente perché Renzi se la prende, e sarebbe giusto che anche un po' tutti gli altri politici e partiti facessero lo stesso. Perché la Corte Costituzionale, come è successo anche per il Presidente della Repubblica, sta assumendo un ruolo che assolutamente innovativo. Esonda, lo so, però è esorbitante. Questo è sempre il cane che si morde la coda, però, caro Nardella, perché con il Presidente della Repubblica fanno le cose perché i partiti non le fanno, la politica non le fa, il Parlamento non le fa. Come le dicevo, per questo, non nervoso per la Corte, ma nervoso per il fatto che i partiti e la politica stanno fermi e non fanno niente. A questo punto però non c'è alibi, Non c'è alibi, perché la Corte Costituzionale, attenzione, non ha smesso di giocare un ruolo. Non è che con il comunicato stampa è finito. La Corte Costituzionale potrà decidere quando vorrà il giorno in cui depositare la sentenza. E visto che i giudici costituzionali guardano, ascoltano, leggono i giornali, sono cittadini, vedranno come si comporterà... sono tutti comunisti, come dice Berlusconi. Vedranno come si comporterà il Parlamento. Alcuni. Se fossero comunisti, l'altro giorno ho ripetuto il libro di Vespa con le mie orecchie, l'ho sentito, l'ho detto, vi ricordo. Il Presidente della se Corte Costituzionale attuale è stato consigliere comunale, non so se del PD, del PDS, a Messina, pensi, consigliere comunale, manco deputato. Allora, scusatemi, l'8 dicembre ci sono le primarie del PD, primarie importanti, ma Berlusconi, che è un po' malvagio in questo, ha deciso che lui lo stesso giorno vuole presentare i suoi club Forza Silvio per togliere un po' la scena al PD. Noi siamo andati a capire cosa saranno questi club Forza Silvio, poi Gasparri
ci spiega meglio, però insomma, se ho capito bene, vuol cambiare tutto, cambiare facce, vediamo, vediamo. Già l'8 di dicembre faremo un incontro per festeggiare i primi 1000 club che stanno fondandosi in Italia. Si chiamano Forza Silvio, sono i club, il cuore dell'organizzazione territoriale della nuova Forza Italia. Proprio ora che tutti lo danno per finito, Berlusconi rilancia un partito sempre più costruito intorno a lui. Un ritorno alle origini, ma più estremo. Mi sento il dovere di impegnarmi ancora. Nel 1994 Forza Italia nacque come partito azienda, un movimento personalistico concepito intorno all'imprenditore e al suo team. Di Via dell'Umiltà non sarà mai il centro delle decisioni che contano. Da sempre le riunioni si fanno ad Arcore, celebri lunedì con la Lega e i vertici a Palazzo Grazioli. Senta che un naso, è odore di santità. Qui c'è un torero che non ha paura di niente e di nessuno. Charme, questione di charme. Un cambio di rotta a fine anni 90. Dalla nascita della Casa delle Libertà si apre una fase meno personalistica. Cambiano gli inni, il movimento è diventato un partito a tutti gli effetti e parte di una coalizione. Azzurra libertà, è il sogno che c'è noi. Nel 2006 nascono i Circoli della Libertà, guidati da Micaela Vittoria Brambilla, una rete territoriale di professionisti, imprenditori, militanti. Questo è il momento dell'unità e tutti insieme, anche attraverso i circoli della libertà, dobbiamo operare per costruire il nostro futuro. Nel 2007 la svolta del predellino, c'è ormai solo il PDL, si rifanno i simboli, gli slogan e gadgets. Presidente, siamo con te. Meno male che Silvio c'è. Ma il partito è Silvio e a Silvio ritorna. Dopo la rottura con Fini e dopo la risonanza mediatica dei processi Mediaset e Ruby, che riporta al centro del partito la lotta per la difesa del suo leader. Vai Silvio, sei grande, sei unico, tutti gli altri non sono nessuno. Ora la scissione interna, la rinascita di Forza Italia, la decadenza. Il cerchio è sempre più stretto, restano i fedelissimi. Palazzo Grazioli non è solo la sede dei vertici, ma anche dei comizi. Il partito è Silvio e ha in Silvio la sua ragione di vita. Un presidente, c'è solo un presidente, un presidente. Cerca ancora l'erede, ma la battaglia oggi è più che mai la sua. Guidare la rivincita fuori dal Parlamento. A partire dal club Forza Silvio. La macchina elettorale riparte da qui. Allora, Maurizio Gasparri, mi spieghi un paio di cose. Prima cosa... Mi sono commosso. Sì, commovevo. Infatti, bandiere, calzoni. Sì, e poi erano anche molto orecchiabili. Infatti anche Gasparri batteva... Ma la formula innovativa, una formula nuova. Allora no, efficace, dovete sapere che Gasparri è mancato per qualche settimana alla Rigettira, provocandomi un forte dolore. E adesso che è ritornato dovrò mettere Forza Italia come sottopancia. E va benissimo. Però mentre per molti altri che sono venuti quando lei mi è mancato, Forza Italia da un ritorno alle origini, per lei che veniva da un altro partito, forse è un po' più difficile. Difficile sta roba qui, non solo di avere Forza Italia punto e basta, ma di avere questo partito così leaderistico, perché lei viene da un'altra tradizione, o no? Beh, guardi, se per questo io sul leaderismo, siamo una scuola, avete l'esperienza. Mi hanno detto che ero fascista tutta la vita, quindi voglio dire, il leaderismo, come dire, veniva praticato in termini senza soluzioni di continuità. Insegni tu come fare. Il leader del nostro partito, gli avevo detto, dico discutiamo un po' insieme, si è messo a fare il leader, parlo. Di fine, poi insomma come è andato a finire, per l'eccesso di liderismo l'ha portato allo zero virgola, per cui da questo punto di vista il liderismo è una malattia, come dire, il comunismo era come il leninismo, come era la frase di Lenin, Rondolino soccorso. No, l'imperialismo come no, fase suprema del capitalismo. Del comunismo. Ah, l'estremismo, malattia infantile del comunismo. Attingo alle reminiscenze di Rondolino. E quindi il liderismo è la malattia senile della politica e dei partiti. Tant'è che anche nel PD oggi si litiga che troppo il leader, uomo solo a comando. Quindi Berlusconi in questo ha fatto storia perché oggi la civiltà anche mediatica, l'evoluzione del sistema fa sì che i partiti tradizionali un po' si alleggeriscano e i leader
emergano. Da questo punto di vista, le musiche e i refrain funzionali, io ho fatto il deputato in collegi uninominali e quindi c'erano le bandiere di Forza Italia, gli inni, e eletto in collegi uninominali ero deputato degli uni e degli altri, quindi, e ho lavorato sempre per un grande partito unitario. Questo progetto, con la vicenda Fini-Berlusconi, è andata come andata, non è questa la mattinata per rifare la storia, ne abbiamo già parlato. Dopodiché io, quando c'è stato il problema del nome, Berlusconi era dell'orientamento di ritornare al nome Forza Italia già da diversi anni. Io gli avevo sempre detto di no e devo dire la verità che sono riuscito a prevalere in questo fatto. Quando poi, dopo le ultime elezioni, Fini ha preso lo zero virgola, non c'erano più altri tipi di concorrenza, lui ha riproposto questa, che era una cosa che lui c'aveva dentro, dopo le rotture con Fini, di ritornare a questa origine. Nella riunione finale io ho detto: ma prendiamo un nome nuovo, una cosa così. Tutti gli altri, compreso Alfano, Cicchitto, Schifani, quelli che poi se ne sono andati, tutti invece hanno detto sì. Io ho detto no, siccome io non sono uno di quei matti che fonda il partito personale, ce ne stanno tanti. Anche il mio amico Vittorio ha fatto partiti personali. Poi scusi, ma mi dica una cosa, che saranno allora, questi club Forza Silvio? Finisco le cose. Quindi io, prendendo atto che ero uno su 24, non ho fondato un partito, sto in questo, svolgo il mio ruolo sui contenuti, dico le cose che ho sempre detto. È molto saggio Gasparri nel tempo. Saggio, io ho visto gente che fonda partiti 1,0, cioè io sono per due partiti in Italia, pensi un po', il PD e l'altro partito di centrodestra. Vittorio, oggi, ma sei una mattina oggi siamo in riflessiva, vedo. Lei ma non perché. Perché i club che cosa sono? Quello che Berlusconi ha sempre fatto. Voi avete fatto vedere il servizio, lui già aveva fatto con la brambilla questa. Berlusconi è un antipolitico, è il capo dell'antipolitica, poi politicizzato anche lui. Quindi lui l'idea dei partiti, di queste robe, lui non è che l'ha mai amati. All'inizio Forza Italia pensava addirittura di non presentarlo alle amministrative. Dice: ma noi siamo un partito per governare il paese del leader, quindi il consigliere comunale di Fiumicino, il sindaco di Poggi Ponzi, non era nelle corde. Poi è diventato anche un partito che si è dovuto adattare ad alcune regole. Oggi lui con i club vede un motore aggiuntivo. Cioè il partito normale si occupa delle cose normali, l'attività del Parlamento, i sindaci, e quelli fanno un po' di... il movimento d'opinione di cittadini che vanno a vigilare sul voto nei vari territori. Va bene, la devo fermare perché sono ritardo alla pubblicità. Voglio sentire il parere di Sgarbi, poi anche quello di Nardella e Bertucci, anche perché sapete la battuta che circola su Renzi, che ho trovato stupenda? Che è l'unico bambino che mangia i comunisti. Questa è una cosa su cui devi fare una riflessione. Sì, andiamo in pubblicità. Torniamo alla biblioteca di Rondolino. Pubblicità. Questo è il sito reale di Carditello, si trova in provincia di Caserta, in teoria sarebbe uno dei monumenti più belli e importanti d'Italia. In teoria. Allo stato attuale, infatti, solo un miracolo potrebbe salvarlo, non solo perché rischia letteralmente di cadersene a pezzi, ma anche perché potrebbe addirittura essere venduto all'asta. La Versailles, in miniatura che i Borbone usavano per la caccia e per la produzione di mozzarella di bufala, è infatti di proprietà del Consorzio di Bonifica del Volturno, un ente regionale che ha collezionato talmente tanti debiti che il Tribunale Fallimentare ha messo all'asta la Reggia. La Regione Campania aveva anche creato una fondazione per l'acquisizione del sito, ma poi nulla di fatto. Ora il prezzo di partenza è 10 milioni di euro. E chi mai potrebbe sborsare una tale cifra? Un grosso imprenditore? Un magnate straniero? Ipotesi difficile, dato che a circa 800 metri dal sito c'è una delle più grosse discariche d'Europa. E allora il sospetto che possa metterci le mani la camorra è più che lecito. I clan nel tempo sono infatti quelli che hanno apprezzato di più Carditello. Si dice addirittura che abbiano abbellito le loro ville con pezzi di spoglio della Reggia. Quello che è certo è che qui è stato sottratto di tutto. I grossi cancelli, un intero scalone, i camini e le copie dei camini che avevano sostituito i precedenti. E poi, con la sofisticata tecnica dello strappo, sono stati portati via parte degli affreschi, mentre qualche vandalo si è divertito addirittura a incidere il sole delle Alpi della Lega. E a
rendere ancora più incredibile questa storia c'è la vicenda di questo signore, Tommaso Cestrone, meglio noto come l'angelo di Carditello. È lui che come volontario prima e poi come custode per il tribunale veglia notte e giorno sulla reggia. Ha ripulito tutti gli interni e se questi prati sembrano i giardini della regina d'Inghilterra è solo perché ha rimosso oltre 300 enormi sacchi di immondizia e 150 copertoni. Si è preoccupato anche di fare un piccolo altare per una ragazza che proprio qui fu trovata morta e soprattutto ogni giorno scongiura i continui tentativi di furto. Allarme sul mezzo numero 4. Messaggio proveniente da Palazzo Reale di Carditello. Intervenire per una verifica. Grazie. E la sua attività da queste parti ha dato fastidio a qualcuno. Ho avuto una bomba carta, poi mi ha bruciata la guarderola che ci stava qua, che riposavo. Nei terreni di qua mi hanno avvelenato le capre. L'ultima minaccia una decina di giorni fa che si è fermata con la macchina, quella tranquilla, dicendo ma è da ciri con mano cane, mi ammazza come un cane. Fatti i cazzi tuoi, fatti i fatti tuoi. Non molla perché è uno schiaffo, questo è uno schiaffo proprio all'istruzione, insieme della politica, proprio uno schiaffo questo qua, perché Carditello si poteva salvare. Allora, a parte che questo qui io lo nominerei Cavaliere del Lavoro, do un suggerimento a Giorgio Napolitano, perché obiettivamente ci sono in Italia degli eroi proprio solitari. Vittorio Sgarbi ha scritto questo libro, questo bellissimo libro che si chiama Tesoro d'Italia, la lunga avventura dell'arte, in cui racconta tutte le bellezze che ci sono nel nostro paese e di come noi, come dice spesso, lo dovremmo fare altro che il Ministero del Tesoro, il Ministero del Tesoro d'Italia che dovrebbe essere quello che tiene da conto queste meraviglie, che invece, caro Vittorio, non tiene da conto veramente nessuno, perché questa reggia del Settecento sta lì che crolla con un eroe solitario che ha deciso di prendersene cura per fatti suoi. Che dici? Nell'ordine bisogna dire che hai sbagliato l'onorificenza, Cavaliere della Repubblica, come Cavaliere del Lavoro sono dei ricchi che veramente non spendono i soldi che hanno. È vero. Quindi Cavaliere della Repubblica come lui è, perché è un uomo di Stato. Inoltre nell'ordine va detto che Carditello è stato anche alla mia attenzione nel breve periodo in cui fu sottosegretario e naturalmente nessuno di noi è riuscito a fare quello che lo Stato non voleva fare. Sono andati almeno 20 ministri, sono 25 anni che la situazione è questa. E il primo che lo ha visto in una luce di uno Stato che poteva intervenire era Lorenzo Necci, perché è stato proprietà anche delle ferrovie. Poi non è riuscito, ovviamente gli hanno trovato qualche vicenda giudiziaria per cui ingiustamente lo hanno cacciato, ma era forse l'unico che avrebbe potuto fare qualcosa. In realtà il dramma di Carditello è che è un bene dello Stato e solo pensare che venga messo all'asta è una abiura allo Stato nella sua dignità di non proprietà del bene, ma di coscienza del bene, che è l'unica logica in cui lo Stato esiste. Se non hai coscienza del bene, sarebbe come se vendessero Palazzo Vecchio. Non si può vendere Carditello, è uno scandalo di uno Stato mafioso e criminale, di gente inutile e incapace, di ministri che non hanno il senso. E dice chi troverà 10 milioni di euro. Come chi troverà 10 milioni di euro? Ma cosa costa piantare le pale eoliche? Ogni pale eolica costa 2 milioni di euro. Non hanno 10 milioni di euro. Ma non dicano stupidaggini. Non solo il ricco ci potrebbe essere, forse non compra perché siamo vicino a Casal di Principe, quindi c'è la leggenda, non tanto la discarica, ecco il rischio che hai visto di portare via tutto, ma il fatto che i 10 milioni di euro sono un'inezia anche per uno Stato povero e non è assolutamente concepibile che uno ceda a 10 milioni ciò che ne vale 200, ecco il tesoro. Il valore reale è 200, un valore simbolico, storico, architettonico. Poi non si può arrivare a prendere quello che hai visto, il soffitto del Fischetti, Fedele Fischetti, non sono ancora arrivati a toglierlo perché è un po' in alto, almeno quello da solo cerchiamo di tenerlo in piedi. È andato recentemente Brai, sono andati i ministri di tutti i governi. Il fatto che non facciano niente... Ma trovare dico, dei mecenati, cioè quando... gente che c'ha voglia di mettere un po' di soldi... Sì, ma quello lo potete anche trovare, per esempio Poi si Oscar Farinetti... Quando hanno deciso di sponsorizzare con un mecenate il restauro del Colosseo, le ricorderete? Esatto, ricordo, un della disastro, contenziosi, ricorso al TAR, come se fosse una cosa sbagliata, invece è opportuna. Per fortuna mi pare che poi la cosa prosegue, il TAR è stato sconfitto. Beh, lì perché si è messo in discussione come se fosse materia di gara anche la donazione. Ora, se uno ti dona dei milioni, non è che devi fare una gara perché l'altro te ne può dare di più. Li prendi entrambi. No, li mettiamo in gara. C'è una cosa da pazzi. Devo dire una cosa però, a volte anche i privati hanno un atteggiamento troppo strumentale con i beni culturali. Cioè, guarda caso, investono e sponsorizzano sempre le cose straordinarie perché il valore del Colosseo è immenso. Beh, chiaro. Io voglio vedere. Dipende da come lo fai, perché Hewlett Packard l'hanno fatto a Ercolano benissimo. Allora, non a caso non è un privato italiano, mi riferivo ai privati italiani.
si va troppo a cercare il grande monumento. Invece ci sono dei gioielli come questo che spesso vengono anche trascurati dagli stessi privati perché vedono subito... No, però questo è imperfetto della parte tua, perché questo è un bene che è stato per due anni il primo segnalato dai lettori del FAI. Cioè il FAI lo conosce e nella decisione di cosa sia prioritario questo è stato indicato. Per cui il FAI potrebbe pure intervenire a suo modo. Il problema però è che lo Stato sia sordo a questo per paura della camorra. Prova la collusione fra lo Stato e la mafia, che è naturale. Questa cosa qui, paradossalmente, sul piano metaforico, è identica al Porcellum. Quantomeno la debolezza. Il fatto che la Consulta arrivi oggi è una cosa nobilissima, perché quello che si poteva fare, al di là del sistema elettorale più auspicato, il Parlamento poteva farlo in un giorno, in sei minuti. Che vuol dire? Lo sbarramento per una coalizione è il 40% e le liste... finché ci sono, hanno le preferenze. Un minuto, non l'hanno fatto perché sono dei delinquenti, sono degli incapaci. E un governo di gente che andava cacciata a pedate nel culo. Allora, il fatto di Carditello. Carditello, prendi i beni culturali, il famoso decreto del mio amico Bragi, stralci, invece di dare 130 milioni di qua, 140 milioni di là, stralci 25 milioni di euro con cui tieni la proprietà e fai il restauro. E lo fai, perché non devi farlo? È un valore altamente simbolico. Devi farlo vivere, Carditello, è in area però, di camorra. Perché secondo me il tema è anche far, vivere, che... far vivere i monumenti. Carditello, poi ci devi andare, devi portarci i turisti. Andare, cioè... Potresti farci quello che... Però tu sai, come sa bene Nardella, che la metà dei finanziamenti pubblici che arrivano al magro bilancio del Ministero dei Beni Culturali vengono restituiti come residui non spesi. Quindi non mancano affatto i soldi, mancano le zucche, mancano le persone, mancano le intelligenze, manca la civiltà. Ma ecco perché sicuro, dico questo paradosso. Anche perché è... questi nostri beni culturali potrebbero essere sfruttati molto bene. Ieri ho mostrato un servizio su come a Pompei hanno fatto una mostra con alcuni pezzi al British Museum di Pompei, a Londra, British Museum. Hanno avuto successo clamoroso, hanno fatto un video che va, viene presentato in tutti i cinema e teatri inglesi, noi ce l'abbiamo a casa, aspettiamo che... Posso dire una cosa, ci sono, noi siamo l'Italia, non ancora per molto perché la Cina ci sorpasserà, siamo il paese con il più alto numero di siti UNESCO nel mondo, 47 ne abbiamo. Allora, un sito UNESCO, che è il patrimonio, il sito così, inserito nell'elenco del patrimonio mondiale dell'umanità, un sito UNESCO negli Stati Uniti riesce a cubare come risorse economiche 20 volte di più di un sito UNESCO italiano. Allora, noi non solo non abbiamo questa coscienza di cui parla Sgarbi, anche se io non ritengo delinquenti i ministri, ma semmai in certi aspetti... Omissivi. In certi allora, come... Però no, voglio dire solo questo. Non solo è un problema di Stato che deve intervenire in modo deciso, soprattutto quando la situazione è così eclatante, ma anche della capacità di far collaborare il mondo del privato, i cittadini, le imprese che hanno a cuore un interesse pubblico però, non la commercializzazione della cultura, che è un'altra cosa, e lo Stato in un modello di collaborazione. Questo non si riesce a far funzionare. Lei citava la Villa di Ercolano. La Villa di Ercolano è stata presa da una grande azienda americana, Hewlett Packard, che ha fatto un progetto bellissimo sull'educazione, sulla digitalizzazione, lì accanto ai Pompei. Pompei, non lo diciamo poco, ma è tra i siti dell'UNESCO cosiddetti a rischio. Cioè, entro l'anno prossimo potrebbe uscire dall'elenco del patrimonio mondiale dell'umanità. Allora, vediamo che in Italia, se uno volesse, le cose le può fare. Non è che non si possono realizzare. Ho fatto anche un nome, ho detto Oscar Farinetti, da cui ero ieri, è un esempio di persona che potrebbe farlo. Adesso non so se prenderò la mia come una palla o una provocazione, ma non mancano affatto in Italia... della Valle, che abbiamo ricordato, persone che potrebbero... Probabilmente esiste una sottovalutazione del rilievo che potrebbe avere l'intervento di un privato, perché sarebbe veramente sostitutivo dello Stato e darebbe allo Stato quella identità che io spesso indico, che è quella non della proprietà del bene, ma della coscienza del bene. Un privato che ha coscienza del bene è lo Stato. Lo Stato non è un'astrazione o un principio patrimoniale, è quello che agisce per il bene comune. Allora, direbbe il magnifico imitatore di Del Debbio e la politica vorrei, che fa. Vorrei dire anch'io, perché sul saccheggio di Carditello, e sono tantissimi siti in tutta la Campania, soprattutto in Campania. Tutto il Mezzogiorno, ma in tutta Italia. Quando c'è un saccheggio come quello di Carditello, viene saccheggiata l'anima di una popolazione. Perché quando una popolazione perde la sua storia, perde la sua identità,
Poi è difficile avere anche fiducia nelle istituzioni in senso lato se tu smarrisci la tua identità. Ma voglio aggiungere a quello che diceva Sgarbi... Non a caso sono gli stessi luoghi in cui viene bruciata l'immondizia e si avvelena la popolazione. Non è un caso che tutto si tenga. È tutto un meccanismo. Però voglio aggiungere una cosa, perché qui è stato citato giustamente il ruolo che hanno alcuni privati e che potrebbero avere molto di più i privati. Ma Vittorio Sgarbi sa bene quanto me, per i ruoli di governo che ha avuto e perché su queste materie è in prima linea da sempre, che i privati intervengono quando c'è il pubblico e c'è lo Stato che interviene. Non intervengono mai da soli. E noi abbiamo avuto in questi anni, in maniera drammatica, governi, soprattutto negli ultimi anni del governo di destra, che hanno rimosso il tema della cultura, della potenzialità della cultura nel nostro paese, facendo finta che non fosse un'enorme leva economica, ad esempio, per il nostro prodotto interno lordo, e non solo un grande elemento di coesione sociale, di identità per i nostri territori, soprattutto per i cittadini che sono più in difficoltà. Scusatemi, c'è una novità importante. Prodi ha dichiarato che domenica voterà alle primarie, dopo aver detto che non avrebbe fatto. Domenica di ritorno dall'estero mi recherò a votare alle primarie del PD. Questa strano. Così drammatica situazione mi farebbe effetto non mettermi in coda con tanti altri cittadini desiderosi di cambiamento. È un segnale. Era un po' nell'aria, però mi fa molto piacere che meglio abbia... Vota per Renzi? Abbia... No, questo non lo so, mai, lo dirà se lo vorrà dire. Meglio tardi che mai, evidentemente si è sentito coinvolto anche dal detto fatto... detto Gasparri che vota per Pittella. No, secondo me proprio almeno io penso che abbia fatto un ragionamento. Dire una cosa, no, lui potrà anche essere arrabbiato, deluso, però essere arrabbiati e delusi e stare alla finestra non è mai un segnale positivo per la democrazia, e quindi penso che molti italiani, magari delusi dal PD per la sconfitta del 24 e 25 febbraio, prendano questo esempio. Poi noi stiamo parlando di una cosa che avverrà domenica, che sarà un fatto enorme di democrazia. Cioè stiamo parlando se ci saranno 2 milioni di persone che scelgono di partecipare, di dire la propria. È un momento fondamentale in un paese come il nostro, in cui si è teorizzato che tutto viene risolto dai capi. In realtà è stato vero esattamente il contrario. Noi abbiamo avuto un buco di 20 anni, generazioni intere perse, le cifre che lei prima citava, perché si è pensato che bastasse un capo a risolvere. Il paese che traina l'economia della Germania, noi abbiamo molto da ridire sull'austerità, sulla Merkel e quant'altro, è il paese in cui i partiti sono molto forti. I paesi in cui invece l'economia va a rotoli sono i paesi in cui si è scelto deliberatamente invece che i partiti dovessero essere messi al bando. Allora, detto questo, voglio dire una cosa a Gasparri, che sono capitate due cose negli ultimi giorni. Una è che hanno presentato il simbolo del nuovo centrodestra e sulla rete si è sviluppata una ironia meravigliosa. Uno ha scritto: tutte le volte che si fa un nuovo simbolo nel centrodestra muore un grafico. Questo è stato il commento lapidario su Twitter. Ce ne sono stati di più belli. E l'altro è che Silvio Berlusconi l'abbiamo rivisto in pubblico, perché l'altro giorno io sono andata perché volevo vedere in che area c'era. Alla presentazione di Vespa, e il leader famoso che da 20 anni così... ha fatto anche una serie di battutine, secondo me, abbastanza straordinarie. Ce n'è una sul cane Dudu che voglio farle rivedere, Gasparri. Mi rendo conto che abbassiamo un attimo il livello, parlavamo di grandi temi, però il cane Dudu è imperdibile. Politici, cani, è imperdibile. Anche Dudu, insomma, ma i cani a volte sono meglio di noi umani. Oggi abbiamo visto che Dudu ha aperto un profilo su Facebook con tanto di foto, lo sapeva? Mi hanno detto che ha già 600 e passa amici. È veramente così simpatico? Le dà qualche momento di relax? Sì, assolutamente. È simpaticissimo e devo dire che io ho sempre avuto cani grandi che vivevano però fuori dalla casa. Dudu io non lo volevo in casa, ho accettato per compiacere una certa persona. Sono felicissimo perché ha soltanto la parola che gli manca rispetto a un bambino. Ma salta anche sul letto? No, non consento che venga sul letto, anche se l'ultima indagine mi ha fatto scoprire che il 30% dei proprietari di cani e gatti li fanno dormire sul letto e il 16% addirittura sotto le coperte. Grazie Presidente, buon lavoro.
Molto di più del 30%. Allora, è uscita fuori oggi, tra l'altro, una notizia che pare che la vendita dei barboncini, Dudu, sia salita del 20%. La capacità di Berlusconi... È quello che alcuni sottovalutano. Berlusconi fa tendenza. Se fumasse e usasse una marca di sigarette, la farebbe crescere. Se sceglie un cane di un certo tipo, fa tendenza. Che vuol fare? È così, no? Peccato. Quindi... non ha fatto crescere la capacità dell'Italia. Ma guarda, ma se poi ne parliamo anche di quel mondo, perché vedi, amico a me mio, che fa crescere la vendita dei barboncini, allora noi però, ma adesso allora, ha fatto quattro come ha fatto allora, quattro come allora, con la legge Biagi la disoccupazione in questo paese era all'8,6%. I governi Prodi, i governi Monti hanno registrato una disoccupazione molto più elevata. Se poi andiamo anche sui dati di natura economica, parliamo di come abbiamo preso l'Italia con Monti e come sta anche adesso con governi di altra natura. Poi Monti sui beni culturali, devo dire una cosa prima. Scusami, l'Italia veniva detto da Berlusconi allora, che la crisi non esisteva. È stato detto una cosa prima in cui si diceva che la crisi non esisteva. Perché per quanto riguarda la politica culturale, io mi chiedo perché se c'è un crollo a Pompei, e c'è un ministro di centrodestra, si deve dimettere, e se c'è un ministro di sinistra come Brai, non si deve dimettere. Premesso che non è colpa di Brai, ma non era colpa di Boni. Io sto dicendo un'altra cosa. Introduco un argomento a piacere, no? Allora, la cultura bisogna fare di più. Perché i crolli sono diversi in Italia? Se c'è il crollo con Bondi, Bondi si dimette. Io non chiedo le dimissioni di Brai, ma dico alla sinistra che è stata vergognosa la campagna anti-Bondi, perché c'è un ritardo nel paese storico nella valorizzazione di Pompei. Sì, è colpa di tutta l'Italia. Non era colpa di Bondi, come oggi non è colpa di Brai. Però di Brai nessuno ha detto, nessun editoriale su Repubblica, cialtroni tutti al cubo che hanno crocefisso Bondi e hanno taciuto su Brai. Non era colpa né dell'uno né dell'altro. No, ma sai, allora parliamo di queste cose, no? Perché il Parlamento, noi non siamo insorti per dire via il ministro. Allora. Altri vostri colleghi lo hanno fatto. Gaspari, scusa, sulla cultura, i quattro governi Berlusconi in 12 anni può essere testimone. Poi potremmo sentirlo, Sgarbi, che di questi 12 anni, se non sbaglio, soltanto uno è stato al Dicastero dei beni culturali. In questi 12 anni di governi Berlusconi, per la cultura non è stato fatto niente. È stata fatta la riforma dell'università, no. È stata fatta la riforma della scuola. No, sto parlando di cultura. Cultura. No, però scusa, Gaspari. L'università no, cultura, no. Io sto parlando del Ministero dei Beni. Si riferiva all'attività del Ministero dei Beni. Quindi, la situazione dei nostri teatri, il dramma degli enti lirico-sinfonici viene da quegli anni lì. No, viene dalla riduzione del clientelismo. Gaspari, parliamo degli enti lirici. Dai, Gaspari, l'abbiamo sentito ora. Una sede di uno alla volta, per cortesia, che unico per lo spettacolo, della Regina dei Tessaliti. Infatti, il fondo unico per lo spettacolo, che molti italiani sanno, in fondo tra l'altro il ministro Lagorio lo creò per finanziare il mondo delle attività e dello spettacolo. Che cosa potevano fare questi governi Berlusconi? Potevano riformarlo, non lo hanno riformato, lo hanno semplicemente essiccato. Altra grande successo. Sul patrimonio culturale, al di là, perché bisogna dare atto, io non sono per la polemica spicciola, del codice dei beni e delle attività culturali del 2004, il ministro Urbani, al di là di quello non è stato fatto niente per il patrimonio culturale. Le soprintendenze sono state lasciate a se stesse, non c'è stata una riqualificazione del personale, sono stati riempiti gli uffici dei ministeri di custodi, sono stati solo assunti custodi, gli storici dell'arte sono stati marginalizzati, e lì è cominciato il declino dei nostri musei italiani. Io sono testimone nella mia città dove anni di discussione Firenze, sui grandi Uffizi, per chi non lo sapesse. Firenze, sui grandi Uffizi, stiamo parlando del primo museo italiano, della prima galleria italiana per numero di visitatori, su cui ricordo solo Sgarbi si era impegnato anche a proposito dell'uscita, la pensione, però non è stato fatto nulla. Era stato così bravo Sgarbi che l'hanno buttato fuori al ministero al volo. Appunto, è la dimostrazione. Voglio aggiungere una cosa che è fondamentale. Rapido, perché c'è la pubblicità che mi bracca. C'è stata anche una mortificazione degli operatori della cultura. Ma ce lo ricordiamo Brunetta che invocava Bondi e diceva
taglia il rubinetto del FUS, che è il fondo unico per lo spettacolo. Beh, come se non si sapesse. C'era pure Tremonti, ancora non si mangia. Non si mangia. Sono soldi al cinema. I lavoratori dello spettacolo e della cultura. Certo che bisognava tagliare. Tra i più precari che ci sono oggi nel nostro paese. Quindi anche questo. Allora, mi devo fermare, vado in pubblicità e poi rientriamo, perché Sgarbi vuol dire la sua, Gasparri pure. Faccio una battuta anche su questo. E Rondolino è costretto a chiedere la parola. Nelle scuole e nell'università. Spero che non abbia un argomento a piacere, ma che risponderà la mia domanda. L'argomento a piacere solo Gasparri li può avere. Pubblicità. Oramai per l'età. Mambo italiano. Mambo italiano. Sai cosa succede l'8 dicembre nel PD? No, non mi sono informata bene. Lo sciopero nazionale, giusto? No. Non sono molto informata. No, non lo so. PD no, proprio. Ci sono le primarie. Bene, la cosa purtroppo mi duole dirlo, ma non mi tange. Non lo sapevi? No. Che farai, andare a votare? No, non, sicuramente no, penso. Beh, ora che lo so, sì, sto a Roma, quindi sì, andrò a votare. Perché non vai l'8? Perché non mi interessa andare alle primarie. Che ne pensi delle primarie? Che per me sono inutili. Infatti molti miei amici non vanno. Perché? Non lo so, dicono che è fondamentalmente inutile. Come viene svolto il meccanismo primario, sono nettamente contrario. Non vedo perché devo pagare per esprimere il mio giudizio su una persona. La gente da pure 2 euro per andare a votare e non gli basta che gli hanno rubato i soldi per la vita. Sono andata a votare, però sinceramente non ho più voglia di andare a votare. Perché? Perché non ho più la fiducia in nessuno. Tutti quanti promettono, però poi alla fine in concreto non c'è niente. Sinceramente non condivido più gli ideali di questa politica, non mi sento rappresentato da nessuno. Per il Partito Democratico il rischio si chiama affluenza. Meno di 2 milioni di persone potrebbero votare domenica e la disaffezione dell'elettorato potrebbe rappresentare anche una vittoria dimezzata per Matteo Renzi, in vantaggio tra quelli che andranno a votare. Renzi, Cuperlo o Civati? A simpatia ti dico Renzi. Chi voterai? Renzi. In questo momento nessuno dei tre potrebbe guidare nel paese né il partito. Renzi, come tutti, alla fine sì, è un politico, però dall'idea di essere almeno un mio diverso, di provarci veramente. Cuperlo. Perché? È perché è l'unico che mette al centro tematiche di partito. Però voterò Renzi perché vorrei una sinistra più propositiva. Visto ieri sera in TV Renzi, è stato abbastanza convincente, però devo vedere un attimo meglio gli altri candidati. Deciderò a ridosso, sì. Ma poi tanto l'ultima decisione è quando si mette, diciamo, la X, no? Quando uno lancia una moneta. Allora, Chiara Pivitelli è andata in varie università romane, naturalmente può essere anche stata sfortunata che gli hanno risposto tutti i ragazzi un po' disimpegnati, però insomma il clima che si respira fra i giovani mediamente è questo, cioè poca fiducia in quello che capita, cioè vado a votare o non vado a votare alla fine è uguale, tanto non cambia mai niente in questo paese, che è un po' anche la summa di tutto quello che sta succedendo adesso sulla legge elettorale, no? La sensazione è che tanto non serve. Come si fa a svegliare i giovani secondo voi? Anzi, sentiamo prima Rondolino, voglio sentire il suo parere. No, temo che sia realistico questo. Io ho fatto un sondaggio in famiglia, io ho 2 figlie di quell'età, una di 20, una di 25, effettivamente alle primarie non andranno a votare perché non si fidano, diciamo così, della politica. E d'altra parte anche la discussione di stamattina, scusate, adesso non voglio fare a mia volta il grilloide della situazione, però sia sulla tela dei fuochi, le discariche, eccetera, sia poi sui beni culturali abbiamo assistito al classico teatrino italiano, no? Cioè la colpa è tua, la colpa è tua, la colpa è tua, e la colpa è sempre pregressa, ed è una colpa pregressa, accumulata e, diciamo così, condivisa, per cui alla fine, appunto, tutti colpevoli, nessun colpevole, no? Questo è il dramma no, ringrazio per l'applauso, perché è un punto essenziale, la rinascita civile di questo paese. E non passa attraverso più investimenti, riforme elettorali, scemenze, o meglio, sono cose fondamentali, ma non è quello il punto. Perché quando arriveranno i 10 o i 15 o i 20 milioni di euro lì
alla residenza borbonica, e poi dopo, se si riprende la camorra, se si riprende, se vengono rubati, se gli appalti vengono gonfiati, se viene restaurato tutto ma poi non fanno la strada per arrivarci, certo, se quello non che c'è gestisce, sistema elettorale che tenga, non c'è sistema elettorale, c'è un problema di fondo che riguarda proprio l'etica pubblica, diciamo, dei cittadini italiani, cioè il senso di responsabilità di ciascuno. Ciascuno è deresponsabilizzato perché i politici per primi non si assumono responsabilità. Non è d'accordo? No, io non sono d'accordo, perché parlo per me. Io sono arrivato in Parlamento 8 mesi fa, e no, io non ci sto a essere messo nel calderone con tutti i politici. Sono miei colleghi che sono lì da 20 anni. Quando ora, non dico, no, ma dico Gasparri, ma come lui tanti, io facevo l'università quando Gasparri è arrivato in Parlamento. Quindi, come dire, capisco Rondolino, però è un po' facile, un po' comodo dire sono tutti uguali, ma rispondo anche alla domanda di Emilio. Io sono arrivato 8 mesi fa. Prima facevo il vice sindaco a Firenze, dove tra l'altro c'è un sindaco che si chiama Renzi. Renzi ha fatto vedere quello che è in grado di fare o meno a Firenze. La prima cosa che abbiamo fatto, forse se lo ricorderà Mellino, a Firenze, abbiamo pedonalizzato, Sgarbi lo sa di sicuro, Piazza del Duomo. Ci dicevano tutti, dai tassisti agli industriali, ai commercianti, all'opposizione, questa roba non si può fare. Polemiche, nulla. Noi in una settimana abbiamo pedonalizzato la più bella città di Firenze, forse tra le più belle del mondo. Piazza. Allora, ho citato solo un esempio. Ci hanno detto che Firenze era ostaggio delle categorie economiche, dei commercianti, dei banchieri. Noi abbiamo cominciato a dire la concertazione non si fa più, prendiamo le decisioni. Allora, io penso che gli italiani, per quel poco di fiducia che hanno ancora verso la politica, siano in grado di distinguere i politici che chiacchierano e che di professione chiacchierano, e quelli che però si sono messi in gioco e hanno dimostrato quantomeno, non dico di essere bravissimi, ma quantomeno di sapersi assumere la responsabilità di decidere. Perché se c'è una cosa drammatica, io l'ho imparato da amministratore locale, è che la politica italiana non decide. Io preferisco sbagliare, ma prendere una decisione e assumersi la responsabilità. Gasparri, sai che stamattina c'era prima di voi Nunzia De Girolamo, ministro di questo governo, e anche lei giovane, che ha fatto un po' il suo discorso di Nardella, ha detto io non c'ero, stavo all'asilo quando facevano quei casini lì. Cioè, quindi, mia sensazione è che si sta anche un po' dividendo il paese da questo punto di vista, tra una generazione che dice no, basta, su di me questa roba non la metti, e un pezzo di paese su cui invece si tende a mettere la responsabilità perché c'era da prima. Lo sente lei questo Ma clima? Ma tutti danno la responsabilità a chi c'era da prima. No. Io sono più grande di Nardella, ho cominciato a fare politica da ragazzo, non è che sono arrivato in Parlamento il primo giorno della mia attività politica, ci sono arrivato 20 anni dopo di attività politica, di militanza, e ho criticato generazioni precedenti. Poi ognuno ha meriti e colpe, poi alla fine sono gli elettori che decidono, non è che c'è solo un dato anagrafico per cui hanno ragione quelli che sono più giovani o hanno ragione quelli che hanno più esperti. Possono avere ragione o torto tanti. Oggi poi l'Italia vive una difficoltà profonda perché c'è una crisi economica grande, c'è un declino del mondo occidentale, quindi si vivono con più come dire, sofferenza gli scontri generazionali. No, ma io le chiedo una cosa diversa, che cioè, per un elettore normale, no, dire tra uno che non ha ancora fatto e forse farà qualcosa di buono, e uno che ha già fatto, io occhio, mi prendo uno che non ha ancora fatto. Ma questo può essere anche legittimo come discorso. Poi ci sono giovani che fanno disastri, persone esperte che fanno cose sagge e viceversa. Persone, io non volevo parlare di giovani non vecchi, credo che ci sia un problema solo generazionale. La voglia di fare è un elemento importante. Ci vuole anche la voglia di fare. Poi c'è gente che da giovane vuole solo il posto, e gente, io vedo gente che a 70-80 anni c'ha voglia nella politica di fare ancora delle cose. Quindi dipende dalle persone. Silvio non è un esempio, che voleva dire Andrea. No, soltanto una cosa brevissima. Il punto mio non è giovani vecchi, perché penso è un discorso antico, secondo me è sbagliato. Da quanto tempo uno sta a Roma a far politica? E dopodiché esistono anche... No, Nardella, io sono d'accordo con te sul dire che esistono le biografie personali, il personal record, come dicono i americani. No? Cioè, tu hai fatto quello su questo... Io dicevo un discorso diverso, cioè PD e PDE, i due poli del sistema, hanno passato questi 20 anni ciascuno ad accusare l'altro di non aver fatto le cose che avrebbero dovuto fare e quindi di non poter fare loro le cose che avrebbero dovuto fare perché dovevano rimediare ai guai di quegli altri. Cioè, parla di responsabilità politica collettiva. Sì, certo. Il Porcellum l'avete singoli, fatto voi, però voi non poi l'avete è pieno di gente di buona volontà a destra e a sinistra, ci mancherebbe, no? Però il risultato... mi viene una curiosità, scusatemi, dove Sgarbi è silenziosissimo, mi incuriosisce cosa pensa di quello che è successo con la Consulta, perché non ce l'ha ancora detto. Cioè, il fatto che alla fine la legge elettorale la cambia la Consulta con un colpo di forbice, proprio quello può fare. Beh, la Consulta ha fatto una scelta di grande rigore che tocca a quello che è l'organo che stabilisce
la compatibilità costituzionale. E siccome è quello, io... Quindi non credi che hai sondato il suo compito, tu? No, troppo tardi è arrivata. Io avevo fatto prima di Bozzi la stessa richiesta alla Consulta che non è stata accolta, perché la Costituzione è molto precisa. Parla di un Parlamento fatto di parlamentari eletti dagli elettori. E quindi il partito è fatto dagli uomini, non gli uomini dai partiti. Il dato fondamentale, la cosa più tragica su cui ancora si discute, come se quando senti Gozzi dice, ma a parte che il bipolarismo è una delle cose più folli perché non c'è nessuna differenza fra uomini di destra e uomini di sinistra. Sono gli intelligenti e i cretini. Questo è un dato assoluto. E però ognuno di loro pretende di essere di destra e di sinistra nel residuo di partiti ideologici. Scriviamo che il partito dei cretini sia molto più numeroso. È numeroso, infatti si è visto. Potrebbe essere un problema serio. Beh, il dato però preciso è che qualunque partito, come la Chiesa, come qualunque istituzione, è fatta di uomini. Il fatto che uno venga eletto perché di un partito è l'elemento più grave e criminale rispetto ai cittadini. Cioè, tu sei nel tuo collegio e vuoi votare, per tua tenerezza, Gasparri. Per mia tenerezza. Ma ti mettono come capolista e poi quattro persone dietro di lui, persone che tu non conosci e non vuoi, e quelle mandi in Parlamento. Ma dov'è il cittadino? Come è espropriato del suo unico potere, che è mandare gli uomini? Allora, quando sento dire che l'unico modo è il doppio turno, il maggioritario, basta uno sbarramento semplice, saranno le europee a mostrarci che ci sono in Italia solo tre partiti, PD, PDL e Grillo, perché nessuno arriverà al 4. E quella è una legge proporzionale che funziona perfettamente, tolto. Per cui i correttivi andavano fatti, al di là delle rivoluzioni, quindi il Mattarello... gli ex amici di Gaspari scompaiono? Scompaiono tutti, scompare la Lega, scompare... Posso dire? Allora, questa cosa serve a semplificare un quadro in cui tu però vuoi Nardella. Io voglio Nardella, non voglio quello capolista che il partito mi impone lì. Questo è l'esproprio della libertà e della democrazia. Voglio mandare un filmato che ci tengo molto, se no non lo mandiamo da perché parliamo troppo. Da cui si andrà a votare rapidamente. Dato che Prodi ha detto che vota le primarie, io mi sono chiesta perché Prodi era così arrabbiato. In realtà perché il PD ci ha avuto una capacità non solo di distruggere segretari, ma anche di distruggere premier, non da poco. Abbiamo messo in fila due numeretti, guardate. Se non si fa quello che chiediamo noi, finish. Io penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo. Il probabile futuro segretario del PD detta le condizioni all'attuale presidente del Consiglio, collega di partito. Potrebbe Matteo Renzi, se vincesse le primarie, far cadere Letta? Storicamente tutti i capi di governo di centro-sinistra sono crollati sotto i colpi non dei nemici, ma degli amici. A sinistra è maturata un'abitudine a far fuori i propri presidenti del Consiglio. Presente votanti 625, maggioranza 313. Hanno votato sì 312, hanno votato no 313. 1998, Prodi a Palazzo Chigi, suo vice è Walter Veltroni. Il primo governo di centro-sinistra del dopoguerra cade per un voto, pugnalato da Rifondazione di Fausto Bertinotti, che boccia la finanziaria. Lei ha detto 16 volte 16 volte di no. 16 volte 9. Ma come fa? Che scherza? A dire sempre le no. Rompiamo i coglioni. Le faccio un esempio. Le faccio conto che Veltroni sta lavorando alla proposta di governo. E conta sul nostro apporto. Sì. Passa 5 notti senza dormire su questa proposta, suda 7 camicie, non si lava, non si sbarba, la mattina si reca presto in Parlamento, sì. Io invece mi sveglio a mezzogiorno, mi faccio portare la colazione in camera, la mattina scendo e vado a giocare a biliardo, pure. Mi presento in ritardo in Parlamento alle 4 di pomeriggio e voto al momento di voto dalla mozione contraria. I bene informati però parlarono di un complotto occulto ordito da Franco Marini e Massimo D'Alema e a Palazzo Chigi ci andò proprio quest'ultimo. Dopo la sconfitta alle regionali, D'Alema si dimette. Non è lui a guidare il centro-sinistra alle elezioni 2001 e nemmeno il suo successore Giuliano Amato, che aveva traghettato l'esecutivo fino allo scioglimento delle Camere. Anche di Amato si parlava come candidato premier per sfidare Berlusconi, ma entrambi vengono fatti fuori. Tocca a Francesco Rutelli guidare l'Ulivo contro il Cavaliere e perdere. Berlusconi, ma perché scegli con me? Ma perché scegli? Noi non stiamo a lavorare per te. Sono 5 anni che ti portavo l'acqua con orecchie, Berlusconi. Ma che c'è, pure la scorza di limone, io non lo so. Nel 2006 Prodi torna al governo e per la seconda volta va via a causa di una rottura nella sua coalizione. È l'Udeur che lascia la maggioranza a seguito di un provvedimento di custodia cautelare che colpisce la moglie di Clemente Mastella, ministro della giustizia. Senatori favorevoli 156, senatori contrari 161, senatori... No, no! Per favore, togliete quella bottiglia là.
ma qualcuno sospettò che anche Veltroni avesse collaborato allo sgambetto, annunciando di volere fare fuori i partitini. Quando Veltroni disse quel giorno la famosa frase «la prossima volta andremo da soli», lei quel giorno, in quell'istante, cosa pensò? Beh, non ebbi bisogno di pensare, si affacciò Mastella nella porta del mio ufficio a Palazzo Chigi, mise la testa di traverso e disse: ragazzi miei, se volete far fuori me, sono io che faccio fuori prima voi. Così ora il destino di Letta è in balia di Renzi, che quella poltrona la sognerebbe da tempo. Allora, Simona Buonomano ha fatto un bel lavorone, perché mettere in fila tutte le congiure successe a sinistra non era facile. Però vedi, questo prova anche come l'intervento della magistratura spesso sia inquietante, perché Prodi ha detto che l'ha fatto cadere Mastella, non De Gregorio. E la storia ci indica che Gregorio passò con la destra nel 2006, non nel 2008. Ma certo. Fare un processo vuol dire contaminare la politica con un intervento a gamba tesa della magistratura, sempre e comunque. Quella cosa lì andrà portata al processo di Napoli, perché ha detto Mastella, com'è stato? Certo. De Gregorio era già venduto. Ha detto anche Mastella, ma lo so, ragazzi, però non per difendere Berlusconi, adesso. Non possiamo fare un processo perché non va letto con una ragazza. Era Fazio. Però sai, nel caso di Prodi, l'amico di Brunetta, se lo ricorda. Ma adesso come l'ha detto in maniera così chiara. De Gregorio era già completamente dato la sfiducia. Prodi nel 2007. Abbiamo prodotto una prova a favore di Berlusconi. Ma adesso io come esco da qua lo dico ai suoi avvocati. Ci capita anche questo, ragazzi. Nessuno è perfetto. Quindi grazie. A nome dell'avvocato Ghedini la ringrazio. No, ma a parte Ghedini. A proposito del discorso della responsabilità, tu hai raccontato questo servizio, insomma, è fatto bene, sembra che lui sia vittima. Però a proposito di responsabilità, vale anche il contrario. Se tu vinci l'elezione e non sei capace di restare a Palazzo Chigi, vuol dire che non sei bravo abbastanza. Perché non è che Prodi sia stato colpito da un destino, appunto, di un complotto di forze oscure. Lui ha fatto, la prima volta, ha fatto una maggioranza che non aveva alcun senso, che andava da Bertinotti fino a Dini, e a un certo momento questo Bertinotti si è staccato, per carità, ha sbagliato, però l'ha fatto. Alzandosi anche tardi la mattina. La seconda volta ha fatto una cosa ancora peggiore, perché è arrivato fino a Mastella all'Udeur, e poi quando, perché quella crisi lì accade, perché quando adesso noi la mettiamo a ridere, ma Mastella fu oggetto di un'autentica persecuzione giudiziaria quando tentò di fare la riforma della giustizia in questo paese. Venne abbattuto dalla procura, lui e sua moglie, e il governo e Prodi si rifiutò di difendere il suo ministro della giustizia dall'attacco della procura di Napoli. Cosa che invece il governo Letta ha fatto. Esatto, cosa il governo Letta ha fatto giustamente con Cancellieri da questo punto di vista. No, infatti non c'era la procura, però c'era un'altra cosa. E questo ha causato fondamentalmente la caduta del governo Prodi. Cioè, se Prodi si sceglie gli alleati 101. Sbagliati, oppure la vicenda della magistratura su Berlusconi, ma vorrei sapere cos'è capitato di Mastella? Cioè, abbiamo arrestato la moglie? Ma viene sempre a trovarci, anche lì, mi dovete spiegare, ma devo accettare che un magistrato faccia cadere il governo perché incrimina Mastella, che è incriminabile, c'ha una faccia da pollo, che non può essere un criminale, ma che può aver fatto che non abbiano fatto gli altri, che non ha fatto l'Oiero, che non ha fatto qualunque democristiano? Ma no, e non è soltanto la sinistra, siamo commissariati da azioni dei magistrati che cambiano i governi. Questo è un altro problema importante e criminale. Verducci, lei è sempre un giovane turco? Sì, io sono del PD, cuperliano, giovane turco, giovane però turco. Sono del PD. Non le fa paura stare dentro quel partito lì? È coraggioso? No, sono... perché ci credo e penso che alla fine la percezione che ci sia è che il PD può riattivare per questo nostro paese la speranza per cambiare le cose. Io questo sono convintissimo, non lo dico per fare propaganda. Io voglio tornare, appunto, a proposito di questo, a quei ragazzi che abbiamo visto. Perché secondo me l'abbiamo un po' archiviati in fretta. Perché lì noi avevamo uno spaccato della nostra Italia. Quelli sono ragazzi che stanno in un campus universitario romano, devono diventare la nostra classe dirigente, devono prendere in mano il paese. Li abbiamo visti smarriti, indifferenti, incupiti. Allora questo è intollerabile per noi, è intollerabile per il PD, immagino per tutte le forze politiche, ma questo è il tema che io innanzitutto mi pongo. Dietro ognuno di quei ragazzi c'è un progetto di vita, naturalmente. Loro sanno che nonostante stiano facendo studi di eccellenza, di alta formazione, andranno ad intasare le file del precariato quando va bene. Quando va male non troveranno lavoro, si scoraggeranno, alcuni di loro penseranno di andare all'estero. Non è diversa la situazione di chi ha 50 anni e perde lavoro, non è diversa la situazione di chi ha 40 è costretto oggi in Italia a chiudere un'azienda.
sono progetti di vita che finiscono. E la crisi che noi abbiamo in Italia, che è figlia di enormi ingiustizie che sono proliferate in questi anni, dice di progetti di vita che di colpo finiscono. Questo la democrazia non lo può tollerare. Se noi abbiamo questa sfiducia è perché la promessa che sta alla base della democrazia è fallita. Allora, questo è il tema per me, PD. Allora, il PD che ho in mente, chiudo, c'è dubbio, insomma, e, un paese e per questo che... sostengo anche Cooperlo, è sta un PD che sia combattivo e che sia con chiarezza. Si sappia, quando tu entri in un circolo del PD, che noi stiamo dalla parte di chi sta pagando la crisi. Questo è il PD che noi abbiamo in mente. Voglio sapere a chi ha telefonato e a chi ha mandato un messaggio. No, inutile far finta di niente, Francesco tanto Merlo. L'ho vista. Ho telefonato a Francesco Merlo, collaboravo con la sua redazione. Pensavo che era Ghedini. Perché abbiamo citato la frase... che prima c'erano i comunisti che mangiavano i bambini, invece Renzi è il primo bambino a mangiare i comunisti. Ritenevo che potesse averla scritta sul foglio Francesco Merlo, l'avevo cercato, mi ha ricercato, non è stato Francesco Merlo. Quindi dobbiamo trovare chi ha inventato. La battuta funziona. Sì, io cercavo l'autore. No, voglio dire, io penso che comunque l'8 dicembre noi facciamo vedere un partito che ci vuole almeno provare. Ci sono candidati tutti giovani che rappresentano comunque una nuova generazione. Cooperlo esatto. Un po' meno, lui è stato così. L'ultimo segretario dei giovani comunisti. A beh, sono tre candidati di rinnovamento, però, insomma, lo sai, comunque è un e insieme scriveranno un nuovo comunque inizio. È un partito dai, che dimostra di credere in un ricambio, in un nuovo gruppo dirigente, in una nuova generazione. Cioè, se noi mettiamo tutto nel calderone, considerando la politica marcia, fallita, in ogni circostanza, in ogni organizzazione, in ogni movimento... Facciamo un esercizio distruttivo, anche perché il tema è che se non c'è la politica, se non ci sono partiti buoni, sani, non è che le decisioni per gli italiani non le prende nessuno, eh? Le prendono le nomenclature, le prende l'establishment, le prendono le lobby, le prendono le lobby finanziarie e bancarie. Allora il punto è non cancellare i partiti, ma trasformarli in organizzazioni aperte. Per esempio, io... vedo che Matteo Renzi riesce a stabilire, l'ho detto anche varie volte in questa trasmissione, ma con i giovani riesce a stabilire un rapporto interessante, utile, anche perché parla un linguaggio più semplice. Normale. Noi dobbiamo parlare ai giovani. Alle ultime elezioni, 24 e 25 febbraio, solo un giovane su 10 ha votato il Partito Democratico. Il Partito Democratico è stato votato dalle persone più mature, più grandi. Perché non questo abbiamo è un segnale. Utilizzato i loro temi. Allora, secondo me... Allora, non vorrei portarvi su un terreno un po' più frivolo. Però, però oggi noi abbiamo una nuova generazione. Però anche c'è il sindacato pensionati che è sceso in campo. Abbiamo tutti preso in giro Renzi... Mi ha levato la battuta, ora la dico. Renzi rottamatore. Però Renzi rottamatore ha portato a ricambio generazionale nella politica. È un peccato che Cooperlo si faccia sponsorizzare dal sindacato dei pensionati. Allora, questa non l'abbiamo raccontata ieri. Devo spiegare a casa, perché la gente non sa con voi l'interessante del PD. Renzi, è stato detto, se posso. Voglio spiegare che è successo. Che la Cantone, che è il capo di Spici GL, ha fatto una letterina ai suoi iscritti dicendo votate Cooperlo. È pur vero, caro Nardella, che se Renzi ospita Serra... alla Leopolda che dice che i pensionati rubano, no, la Cantone si innervosisce. Che la crisi italiana, che la crisi Serra, italiana no, 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 è dovuta Serra ai pensionati. Serra ha espresso un'opinione. Quando noi, Serra non è noi abbiamo di una condizione di povertà drammatica, no, che viene detto con una convention che la crisi che abbiamo in Italia è colpa dei pensionati. Che libro però è sostenuto non solo dalla Cantone, ma anche ad esempio dal capo dei giovani democratici. Sapete che mi hanno detto? Questo però lo devo dire. Io non ce l'ho. Devo dirvi una cosa, farvi capire come siamo messi. Che loro due, tutta la puntata che parlano telefono leggono. Allora io mi stavo lamentando che mi ha detto Gasparri non vogliamo disturbare il congresso del PD. L'ha preso il libro in mano. Come avete visto siamo c'è qui. C'è il congresso del PD. Devo dire una cosa. Posso dire un favore, Nardella? Io le faccio dire tutto. Prima le faccio vedere un altro pezzetto, perché c'è un'altra cosa che ci aveva abbastanza colpito, che lei giustamente dice i partiti ci devono stare così, dopodiché ci sono tanti VIP che per tanti anni hanno detto votiamo a sinistra, che adesso nicchiano. Vediamo anche quello, poi lei mi risponde sul tema più generale. Vediamo. Questo di è il momento qualcosa da lei, ma rispondi, non ti far mettere in mezzo sulla giustizia proprio da Berlusconi. Da lei, ma di una cosa di sinistra. Oh yeah!
C'era una volta l'intellettuale di sinistra. Poi, tra la moria degli intellettuali e la crisi della sinistra, oggi più modestamente il Partito Democratico può contare solo su una schiera sempre meno folta di supporters tra personaggi cosiddetti famosi. Cantanti, attori, scrittori e anche personaggi televisivi sono un indispensabile ingrediente anche nella costruzione di un postmoderno partito di massa. Ma in tanti, diciamolo, anche tra chi non si è lasciato sedurre da Grillo, manifestano delusione. Ultimo Luciano Ligabue, che ospite di Fabio Fazio, ha confessato la sua delusione per il PD, annunciando che non voterà alle primarie. Non ci andrà neppure Franco Battiato, persino lui, in un'intervista al Tempo, ha detto addio al PD e ha liquidato la politica come una buffonata. Ancora risuona nelle orecchie l'intervista rilasciata l'estate scorsa al Corriere della Sera da Francesco De Gregori, che pur dichiarandosi di sinistra nell'anima scaricava il PD, ammettendo di avere votato per Monti alla Camera e annunciando che non voterà alle primarie. E il nuovo che avanza? È Renzi? Uscirà logorato, diceva De Gregori, aggiungendo: la scelta del termine rottamazione mi è sempre parsa volgare e violenta. Schierati con Renzi alla Leopolda c'erano però lo scrittore Baricco e la iena televisiva Piff. Epifani, leggiti la biografia di Pio La Torre e getta a calci nel sedere Crisafulli. Ma tra i cosiddetti VIP, il sindaco di Firenze può soprattutto contare su un fedelissimo della prima ora. L'ho votato perché c'era bisogno di un cambio, è un uomo ambizioso. Per me l'ambizione non è un valore negativo, è un uomo intelligente, preparato. Scelta quella di Lorenzo Cherubini, certo non condivisa dal collega Piero Pelù. Io quando lo chiamo Berlusconi è perché lui è proprio cresciuto, secondo me, con Mediaset nel sangue. Perfetto per chi? Per la De Filippi, perfetto per la D'Urso, queste cose. Perfetto per gli italiani. Perfetto per gli italiani. Beh, cioè diciamo per la massa degli italiani. Come sindaco mi ha fatto cacare. Dopo aver accusato Jovanotti di essere salito sul carro di tutti, da Veltroni a Renzi, Pelù si è pubblicamente scusato su Facebook per aver offeso il collega. Ma un fatto resta. A parte Jovanotti, tra quelli che fanno davvero tendenza, nessuno ci mette più la faccia, né per Renzi né per i suoi rivali alle primarie. Il sindaco, il nuovo che avanza nel PD, si trova invece in dote improbabili sostenitori, non proprio giovanissimi. Devo dare a Renzi il voto. Lo dai a Renzi, perché? Ma io perché mi sta simpatico, mi sembra un uomo nuovo. E chissà se il sindaco di Firenze sarà inorgoglito dagli elogi di Iva Zanicchi. Rimango con Forza Italia, se dovessi cambiare vado con Renzi. Il carro di Renzi, insomma, si popola anche di vecchie glorie. E qualcuno maliziosamente osserva che potrebbe essere uno smacco per lui, che dalla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi fino alle copertine dei settimanali ha cercato di essere soprattutto di moda. Ma a volte uno strappo è una necessità. Voglio avvertire i miei ospiti che quando usciranno di qua, state attenti perché c'è un elefante che gira per Roma. Fino. È scappato dal circo, stanno cercando di fermarlo, Fellini, ma non ci riescono. E si aggira per ma la che città. Bello. È la Roma di Fellini. Dove? In quale quartiere? È l'impazzimento totale. Roma di Fellini. È preoccupato dei VIP che non votano per Renzi? No. No, io sono preoccupato se non votano i giovani, lo dico con grande rispetto per tutti i VIP. Però dico una cosa, si critica sempre Renzi perché va alle trasmissioni strane. Una delle critiche più frequenti è che lui ha osato andare con un giubbotto dalla De Filippi a parlare dai Fonzi. Ma mille volte, perché il problema non è dove vai e che strumento usi per comunicare, ma è quello che dici a chi ti rivolgi. Perché quando Renzi è andato alla De Filippi a parlare della bellezza della cupola del Brunelleschi, non è che ha parlato di Dudù, Dada o di stupidaggini, ha parlato della grandezza, del coraggio di un grande uomo dell'umanità come Brunelleschi, che a Firenze ha realizzato ciò che tutti dicevano non avrebbe mai potuto fare. E quando lo fa davanti alla trasmissione più vista dai giovani, secondo me è una cosa bellissima. Voglio che fare tutti intervenire a Gaspari che ha deciso che vota Cooperlo dopo questa... No, e anche nelle fabbriche, perché poi se non succede... Che... Fate sentire Gaspari. Allora, se dovete fare la puntata sul congresso del PD, la fate con loro e noi veniamo un altro giorno. Non è vero, Gaspari, abbiamo parlato di tante altre cose, non dica così. No, abbiamo parlato solo di questo congresso del PD. Dopodiché io resto convinto che ci saranno delle difficoltà strutturali quando... si passerà dalla narrazione, direbbe Nichi Vendola, come è successo a Nichi Vendola, alla realtà, no? Anche Nichi Vendola c'era la narrazione, faceva il film. Poi si è messo a ridere e la narrazione si è interrotta. No, c'è di peggio, c'è l'intercettazione, quello, quell'altro, c'è un sacco di roba strana. Quindi io aspetto le persone alla prova della realtà. E quindi su questo noi andiamo avanti.
per la nostra strada, convinti di avere degli argomenti importanti e solidi. E anche in questa fase, oggi la notizia importante, vede, quella di Prodi, che adesso torna, però è storia d'Italia. Berlusconi subisce i processi, subisce le accuse, poi la storia era l'altra, che agli altri gli scappa da raccontarla, che poi era Mastella, era un'altra rottura. Sì, sì, ci sarà un motivo. Abbiamo visto prima Prodi che dice, Mastella entra e dice ti mando a casa, perché quella è stata la storia d'Italia. Dall'altra parte invece fanno storie false. Noi siamo sul piano della realtà, vedremo gli altri quando approderanno dalla narrazione, il giubbotto, i cantanti. Allora guardi, voglio comunicare dal 9 in poi lei torna e facciamo le pulci a quello Villa che fa da 30 anni, da quanto è morto, che era uno del PC verace. Quindi figuriamoci se il dibattito può essere che cosa pensano Battiato De Gregori, chiudere. Che io ascolto perché fanno i cantanti. Volevo darvi una notizia importante, perché mentre eravamo qui abbiamo parlato di Falcognana, di Scarica Romana, Matilde mi dice che abbiamo avuto la notizia. I vigili hanno diffidato dal proseguire i lavori, le opere che erano state contestate abusivamente, e hanno bloccato quindi i lavori. Le opere in corso. Il terzo invaso è stato sigillato. È stato così bloccato. Adesso chiediamo il sequestro. Il merito di Brunetta. No, il merito è stato un po' di tutti, forse. Mettiamola così. Però Brunetta è quello che sarà intestata di questa battaglia. Intestiamocela tutti, perché c'è gente che sono mesi che ci dorme. Ora tanto le cose succedono. Io vi ricordo una cosa importante, signori miei, perché questo è un weekend in cui da oggi, domani e dopodomani, sulle piazze italiane troverete questi bellissimi fiori che sono le stelle di Natale. Servono ad aiutare l'AI, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. Potete andare in tutte le piazze vicino a casa, ci sta una grande mappa di piazze, ce ne sono tantissime, date 12 euro al minimo, potete dare anche di più, noi ci auguriamo che voi darete anche di più. Sappiate che la ricerca aiuta le persone malate, ma tutti noi per il futuro. Fatelo, fatelo, fatelo. Vi saluto, ringrazio tutti i miei ospiti, ci vediamo dopo il congresso del PD, così parliamo d'altro, caro Gasparri. Faccio l'in bocca al lupo a voi due, ai vostri candidati segretari. E noi ci vediamo domenica col diario dell'Aria che tira e poi ci vediamo sempre qui in diretta, come ben sapete. Grazie. Mambo,